Sono in diretta e ho meno 10% di batteria. Adesso, se non faccio casini, dovrei riuscire a... Voilà. 9% di carica. Va bene. Ok, grazie. Io aspetto che si faccia qualcuno. Ragazzi, mi sono già preparato il caffè, il caffè per domani mattina, la sveglia ore, 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 boh, mi ricordo più. La sveglia alle ore, ve lo dico subito, la sveglia sarà alle ore, mi sono fermato alle 18, sì, 18, vabbè, domani mattina la sveglia. 5:30. Buonasera a tutti, siete già in due ragazzi e chiedo sempre la gentilezza se l'audio è... se l'audio non c'è, boh. Vediamo un po', io ho chiamato la mia signora, forse mi chiama, ma forse mi richiama, ma non lo so, probabilmente ha da fare. Allora... Osi fare una... Ciao, ciao Luca! Certo che oso, perché forse qualcuno magari si è anche stancato di sentire sempre le stesse cose. Glielo dico spesso, glielo dico. E quindi, boh, io ci provo. Poi come va a finire, naturalmente. Dunque, ciao, ciao Mirko. Ciao Alessandro. Ciao, si sente bene, ti ringrazio. Niente, Luca, ragazzi, io praticamente l'ho scritto tanto per stare in compagnia, per farci giusto due chiacchiere. Tengo gli occhiali perché voglio leggervi, voglio rispondervi, perché non so come funzionano perfettamente queste live. E una volta che chiudo la diretta, non si legge più niente. Quindi il discorso è tutto questo, niente di più, niente di meno. Mi ha fatto piacere sentire comunque una diretta oggi, naturalmente anche il compleanno del Gran Visir, del mio maestro, del mio grande. Però vabbè, diciamo che ognuno fa la sua strada. Quindi seguo dalla piccinaia. La piccinaia. Luca, io ho amici a Livorno, ho amici in Toscana, ma non la piccinaia. L'unica cosa che so il significato è boia de, ma per il resto la piccinaia non so cosa sia. Me lo spiegherai. Comunque va bene. Ciao, ciao Luca, è stato un piacere comunque che tu abbia dedicato. Piccionaia! Ah, ok, la piccionaia. Bene, chiaro, sì. Sì, immagino cosa sia. Immagino. Allora, vediamo se riesco a... Ecco. Bene, dai. Ciao Massimo, ciao, ciao carissimo. Ragazzi, io penso di avere anche inviato il link per fare in modo che qualcuno entri. Stasera diamo spazio a tutti e l'amico sarebbe il Logione della Scala di Milano dove stanno i veri intenditori di musica. La piccionaia, no, scusami Luca. Io, come tu ben sai, sono un ex tassista. Praticamente ho fatto la bellezza di 46 anni, 45 anni, vita vissuta a Milano come tassista, come autonoleggiatore, come fancazzista in giro per Milano tra vari, tantissimi locali e tanti locali che frequenta, dove suona anche mio figlio. Mi sto perdendo la grande Milano, visto che sono andato a vivere in un buco di paese dove ci sono poche anime. Per farlo diventare un paese, hanno dovuto farlo diventare, si chiama adesso Gravedona ed Uniti, perché hanno agglomerato gli altri piccoli paesini. Quindi mi sa che dovrò tornare nella mia Milano. La mia Milano. Anche se sono un terrone, però vabbè, avevo la bellezza di 3 anni, 3 anni e mezzo quando sono arrivato su al nord, e quindi ragazzi,
Io amo la Puglia dove sono nato, ma amo anche Milano che mi ha dato da vivere. Alla grande, la famosissima Milano da bere, la famosissima, la piccola New York viene definita, penso sia definita ancora così. E sono vestito di nero perché il nero snellisce. Ragazzi, ho tirato su la bellezza di 5 kg da quando sono iniziate le feste e sono ancora finite. Dai, l'ultima, ultimissima loggia della Scala, dove sembra che la musica arrivi meglio di tutto. Oh, la Piccionaia, sì, che poi è stata ristrutturata, hanno rifatto tutto. È proprio in quel periodo, l'anno più o meno 5 mesi dopo, io ho mollato, ho smesso di fare, non facevo più il tassista, facevo già l'autonoleggiatore. Sì, hanno fatto, no, no, certo, Luca, sì, infatti, lì è. Sicuramente non ho avuto ancora il piacere di entrare, spero di riuscire ad andare fra, se non aumentano ancora gli anni pensionistici, a breve ci dovrò andare anch'io. Non vedo l'ora di tornare perché purtroppo la mia signora con i problemi, visto che ci siamo, la mia signora con i problemi del lavoro hanno fatto un casino esagerato quando prima riuscivamo. Ciao Luca, ciao LB, l'amico Luca Braida che le ha le iniziali della mia. Ragazzi, dai, vi dico soltanto il nome. E la storia è un po' il suo nome. Lei è italianissima, italianissima, ed è del lago di Como da varie generazioni, ma si chiama Leila, che è un nome arabo-indiano, qualcosa di simile. Che sta, lei la sta per principessa, che poi è la famosissima Leila di Star Wars. Ma perché si chiama Leila? Perché mia suocera, ciao Ciro, ciao carissimo, Milano dovrebbe essere capitale d'Italia. Mazzi, purtroppo la prima capitale è stata Torino, poi Roma, no, dai, Roma penso che stia bene così, Roma capitale. Stavo dicendo appunto, mia suocera fino all'età di 18 anni è stata in un collegio a Genova per motivi non perché è stata abbandonata o altro, collegi dove i genitori pagavano perché purtroppo erano faccendieri svizzeri, diciamo, lavoravano per la Svizzera, eccetera, eccetera, quindi non avevano, ahimè, per mia suocera il tempo di poterla accudire. E l'hanno messa appunto in un collegio a Genova e ha avuto come amica, come diciamo compagna di stanza, una ragazza araba, indiana, non me lo ricordo perché mi è stato raccontato tempo fa, e si chiamava Leila, quindi giustamente essendo una carissima amica ha detto se avrò una figlia la chiamerò come te. E infatti è nata Leila e si chiama Leila. E niente, il cognome, vabbè, il cognome è poco importante, ma un comunissimo cognome italico. Siamo veramente in tanti se andiamo a guardare il suo cognome che inizia con la B, ma vabbè. Andiamo avanti, dai, diciamo che. Diamo ragione a qualcuno che ogni tanto scrive le iniziali e basta, o qualcuno che ciao ciao Giovanni, ciao carissimo. Quindi chi vuole scrivere soltanto le iniziali, come inizialmente anch'io, no? Non avevo nessuna intenzione di fare vedere sta faccia su YouTube, però Facebook era giusto, avevo giusto i miei amicissimi e basta. Milano, leggo quello che scrive Luca, ma penso che lo leggete anche voi. Luca Mazzi scrive: Milano, la città più europea che abbiamo come Berlino, Madrid, Parigi, Bruxelles, eccetera. Aspetta, 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 Luca, scrivi piano perché ho gli occhiali e non sono ancora abituato. Sede della Borsa Valore, soprattutto polmone dell'economia. Sì, quello è vero. Avete visto il telegiornale ieri che hanno imbrattato il famoso, insomma, il monumento che c'è in piazza Affari davanti alla borsa, naturalmente. Dove, ciao Daddy!
Mazzi Luca, ciao da Modena Sud. Sì, comunque l'hanno imbrattato, naturalmente stanno facendo vedere le solite cose. Milano è il polmone. Sì, no, è vero, Milano è la piccola New York, viene definita, no? Perché vabbè, a New York c'è la borsa di New York, Wall Street, quindi Milano ha la sua borsa, Milano ha la moda, Milano ha tutto, Milano ha la storia che è venuta fuori nella storia, diciamolo, però la vera storia parte da Roma. Quindi la storia parte da Roma, poi Torino perché c'è stato il re, quindi era stata capitale. Milano è, lasciamola così, Milano, non diamogli tanta importanza perché è già incasinata di suo. Ragazzi, state scrivendo veramente in tanti. Ciao Mirko, sono simpatico, se lo dici tu, ti ringrazio. Avvio 80, buonasera Antonio, saluto dalla Germania. Dornstetten. Ragazzi, io l'ultima volta che sono stato in Germania sarà stato forse 8 anni fa, lavoravo per una famosa ditta di Alba che fa tanto cioccolato ed ha parecchie sedi in giro per l'Europa. Andavo spesso a Stadtallendorf e quindi cioccolata. Vabbè. Gli ambientalisti, sì, Luca, certo. Ma è tutta una logica. Ragazzi, ho visto un video di addirittura una persona che parlava del nostro DNA e di come noi dovremmo tornare a essere quello che eravamo. Si parla di 400.000 anni fa, insomma, quando è nata la Terra, praticamente noi eravamo unici con la nostra Terra ed eravamo molto più intelligenti e riuscivamo a campare fino a 120 anni era il minimo, 120 voleva dire morire giovani, no? E quindi il discorso degli ambientalisti che stanno probabilmente il fatto di i due filosofi Daddy, dai, sì, vabbè, lasciamo perdere perché la DR è una cosa seria, certo che è una cosa seria la DR, ma vabbè. Sono orgoglioso di avere un figlio laureato al Politecnico di Milano. Luca, sono orgoglioso, sono contento per te, sono orgoglioso anch'io di avere un figlio, di avere due figli nati da un terrone, nati a Milano. Uno si è laureato in Irlanda e l'altro si è laureato per strada. Sono contento, sono veramente felice di avere dei figli così. Così in gamba, perché Milano ha dato la possibilità di studiare in modo più globale, ecco, perché Roma sei. No, no, non voglio parlare male delle scuole di Roma, ci mancherebbe, sono tutte scuole, le scuole superiori, le scuole statali, i licei, sono tutte scuole. No, diciamo la verità. In Italia le scuole fanno schifo, ma se andiamo a studiare in luoghi come Germania, come Francia, come Milano, si riesce magari ad avere qualcosa di più che andare a studiare nelle piccole città, dove anche nelle piccole città ci sono delle grandi, 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 grandi scuole. Ma io volevo fare l'astronauta e l'unica scuola che c'era in Europa, purtroppo, era in Germania. E mia madre non voleva tenermi lontano da lei e purtroppo non mi hanno mandato in Germania, ma ho studiato alla Cattolica, ho fatto un anno alla Cattolica, è una famosa scuola di Milano, dove comunque ho appreso da persone reali, non da persone che andavano giusto a scaldare. Ma no, vi prego, non voglio parlare né male né bene delle scuole italiane, però purtroppo Mazzi capisce perfettamente, sa perfettamente quello che sto dicendo. Milano dà la possibilità, le grandi città, le grandi metropoli danno la possibilità alle persone che magari arrivano da una piccola periferia di poter ampliare la loro mente. Io d'accordo, mi sono diplomato, ho fatto un anno
perché poi vabbè, volevo diventare architetto, non sono diventato, ho fatto soltanto un anno e ho fatto la mia vita in strada. E girando il mondo ho, diciamo, ampliato la mia mente nei vari ragionamenti, nel modo di essere. Non sono stato chiuso in un piccolo paesino sui monti di un paesino qualsiasi della nostra penisola, isole comprese. Roma rimane immensa. Sì, Giovanni, certo. Roma è. Io amo Roma perché Roma è storia, Roma è tutto. Anche se io sono italiano, io sono pronipote del pronipote del pronipote dei nostri antichi romani, ma lì c'è stato tutto un casino. Sono arrivati gli albanesi, sono arrivati i Longobardi, sono arrivati i Galli, quindi siamo un popolo misto. Gli antichi romani è come dire in Piazza Duomo a Milano. Non c'è, se tu vai in Piazza Duomo la domenica, è un detto di Milano, no? In Piazza Duomo a Milano non trovi più un milanese perché le Tuscitorum sono tutti terroni, non c'è più un milanese. In Piazza Duomo la domenica, quando prima era il ritrovo dei milanesi, la piazza del Duomo di Milano, dove si ritrovavano, diciamo così, i milanesi, no? Adesso vai là e purtroppo ci siamo noi terroni, noi del globo terracqueo. Quindi è così. Vabbè, vi state parlando tra di voi. Io continuo allora, senza dubbio, come bellezza, certo, Roma è come bellezza, giusto, giusto, Luca. Roma è Roma perché la bellezza è tutto l'insieme della storia. Però, bravo, bravo, Luca, in discorso amministrativo, discorso amministrazione, discorso non ci sono paragoni, ma non voglio creare diatribe tra nord, sud e centro, eh? Ma allora il detto meglio disoccupati a Antignano che ingegnere a Milano non vale più. Il Trinity College, mio figlio, mi ha portato tanti di quei ricordi da quel posto lì. E vicino c'è anche la famosa, mi ha portato anche una confezione di sei lattine della famosa birra scura che si chiama, non mi ricordo più, ma l'ho bevuta tempo fa, i primi viaggi che faceva. Mi ha mandato delle foto, mi ha portato dei gadget di questo posto qui dove c'è questa famosa libreria che è una cosa fantastica. L'anno successivo è andata anche mia sorella a trovare giustamente suo nipote, anche lei è rimasta estasiata. Ragazzi, vi giuro, io organizzavo per poterlo andare a trovare, ma track arrivava lui. Poi tra il Covid, una cosa e l'altra, questi 5 anni dove lui è stato, sono veramente passati in fretta e non ho mai visto Dublino, non ho mai visto Cork, dove lui viveva, dove lui ha studiato. La famosa città, oltretutto, dove si parla di antichi pirati che partivano dall'Irlanda, da Cork. Ce n'è un paio di capitani di vascello, di pirati che sono andati in America a fare alle Americanate, a fare i pirati, no? Ci sono tante storie sull'Irlanda che sono pazzesche. Giusto, stare in compagnia con la persona giusta, certo, Ciro. Ciao Carmelo, buonasera Carmelo Paladina. La lingua adesso sto leggendo, sto parlando, sto facendo, qui non entra nessuno come ospite, il link è aperto a tutti, mi piacerebbe chiacchierare magari e avere un attimo di riposo per la mia lingua, no? Perché bla 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 bla, continuo a parlare comunque. Naturalmente voi state leggendo, Carmelo saluta, Carmelo Paladina saluta me, saluta tutti, saluta Luca, saluta tutti. E naturalmente Luca ha letto, Luca Braida, ciao Carmelo, bla 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 bla. Non ho visto il video con Francesco.
Non è possibile. Io seguo l'amico Francesco, non ho visto il video e andrò a guardarlo nel più breve tempo possibile. Non è mai, Alessandro, per me quel detto Livorno è una delle città più brutte, ma no, più brutte d'Italia, lo dico da livornese. Si salva solo il mare, per il resto siamo il terzo mondo. Ma io sono stato alcuni fine settimana a Livorno e sinceramente con l'amico che vende le barche, ho un amico che vende gli yacht e insomma, bene o male, mi ha fatto vedere forse le cose più belle. Siamo andati in un famoso locale a cenare dove ho mangiato veramente bene e voglio dire, poi vado anche spesso per lavoro a caricare a Livorno bobine. Non è male come città, mi sembra un paese abbastanza allegro, abbastanza. Penso sia un paese bello e vivibile come paese, come città. Scusa, scusatemi, scusatemi. Vabbè, poi ognuno naturalmente, anch'io parlo male del mio paese, quando poi magari voi vedete il lago, dite: ah, no, non parlo male del mio paese perché comunque è carino, un bel paesino, abbastanza carino, non ho niente da dire. Accogliente, mi sono sentito 10 anni fa quando sono arrivato in questo paesino, appunto a Grevedona. Mi sono sentito in un ambiente familiare. È stato abbastanza bello avere quella sensazione di persone vive, persone che comunque, sì, come in tutti i paesi, no? Chi parla bene, chi parla male, chi parla dietro le spalle, come dappertutto, però. È familiare, è piacevole, è un bel paese, non so come spiegarlo. Sono quelle sensazioni che sentite, no? Tu arrivi in un posto e ti senti quasi come a casa, e poi è diventata casa. Vabbè. Dunque, adesso vado a pagare ed esci. Ma non pagare, fai come i quattro amici che hanno fatto. Facciamo una garetta e sono scappati senza pagare. Ce la fai a venire il 5 marzo a Foggia? Ragazzi, non aspettatemi. Foggia è veramente lontano, a meno che il mio capo. Abbiamo qualche lavoro anche giù nella Puglia, ma il mio capo preferisce tenerci al nord, tenerci in zona casa. Io da quando sono qui, praticamente a Foggia, ragazzi, ci sono stato una volta soltanto, per lavoro, eh? Una volta soltanto. Poi sono stato anche per altri motivi, vabbè. Magari, se dovesse capitare, io ci passo, eh? Se dovesse, però, Guinness, certo, grazie Luca. È l'età che avanza, purtroppo, la mia scemenza senile è arrivata la famosa Guinness, quella famosa birra scura ma era più buona, stranamente. Mi ha fatto vedere delle foto delle lavorazioni di tutto quello che fanno lì alla Guinness, appunto, mi ha fatto vedere tantissime cose del paesino dove viveva. Adesso è tornato in Italia è tornato in Italia perché la vita lì comunque è veramente cara. Lui mi diceva, io prendo un sacco di soldi, cioè lui prendeva praticamente il doppio di quello, non ci vuole tanto a prendere il doppio di quello che prendiamo noi, perché siamo, vabbè, ma lasciamoglielo dire al mio maestro e al suo e alla sua badante. Questi discorsi, per chi vuole intendere, sappiamo già di cosa stiamo parlando. Comunque mio figlio appunto diceva che prendeva il doppio di quello che prendo io. Però spendeva il doppio di quello che si spende in Italia, affitto, vivere, qualsiasi cosa, e costava tutto il doppio. Quindi è arrivato in Italia, fa un bel lavoro, prende bene e non spende tanto quanto spendeva lì, anche se l'Italia è cara, comunque. È vero, Alessandro dice, è vero, non c'è nulla, è anche peggiorata. Ragazzi, la mia LB al telefono. Ciao LB. Sono in live, sono in diretta. Se vuoi entrare, ho aperto il canale. Se vuoi entrare come ospite, se vuoi farti conoscere,
non si sta presentando nessuno fino adesso, tutti che stanno scrivendo, stavo cercando di rispondere a quello che scrivono, stanno parlando tra di loro adesso, quindi ci stanno. Dunque, non c'è nulla, era anche peggiore, purtroppo ti parlo a livello di lavoro, criminalità, anch'io sono livornese, ecco, uomo onesto, buonasera dall'Iscate, Orto Fin e Friddu, uomo onesto, certo che fa freddo all'Iscate. Sì, va bene, ha detto che ci guarda, ha detto che mi guarda, magari scrive anche qualcosa, LB. No, non sei in viva voce, se vuoi salutare. Dai, saluta. Ciao Ciao. Sì, a ci tutti. sentiamo dopo, Ci amore. sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo, amore, ha detto. Ciao, piccola, dopo. Ciao, ciao. Ragazzi, dunque, vieni in Puglia, Luca, che ti ospitiamo. Io penso che Luca la Puglia la conosca abbastanza bene. La Puglia. Vabbè. Se vieni dalle parti di Brindisi Lecce, un caffè. Cioè, scusami Giovanni, tu fai venire Luca fino a Lecce e gli offri un caffè. Dai, Giovanni, abbiamo il primitivo, abbiamo di tutto di più, gli offri un caffè. Dai. No, Giovanni, non esiste. Ci sono i panzerotti, ma il pesce no, perché il pesce, essendo livornese, Luca, penso che non abbia. Beh, però il pesce di Livorno con il pesce della Puglia, magari forse più giù vai, più è fresco, più è buono e magari il pesce vive in acque un pochino più pulite, senza offesa alle città del nord, però penso che Luca lo sappia. Che Livorno purtroppo il mare è un po' inquinato, quindi il pesce fresco, le cozze tarantine, ma di cosa stiamo parlando? Dai, un caffè. Giovanni, ti prego, un caffè a Luca. Ma io lo porterei da Gesù Cristo a Taranto, è un famoso ristorante. Ecco, pubblicità. C'è un ristorante a Taranto, adesso non so se è chiuso, ci sono stato anni fa, dove addirittura ci andavano degli attori della zona, cabarettisti e cose varie, abbastanza noti comunque, non si spendeva tanto e si mangiava con poca spesa, si mangiava veramente tanto. La Puglia, Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, ragazzi, un caffè. Giovanni, ti prego, dai. Vedi Alessandro, non lo sapevo. Sì, da noi siamo piatti e non c'è una sega. Ma non è vero, ragazzi, no, io a questo punto parlate tra di voi e io aspetto, vado fuori vado a parlare con i colleghi qua, con i frigoristi. Io sono parcheggiato selvaggiamente dove mi sono fermato. La testa, ragazzi, non c'è più la testa, non c'è più la testa. Sono parcheggiato a San Zenone, direzione nord, figuratevi, me l'ero proprio dimenticato. Ciao Turbostar! Sei, no, tu sei in un DAF? Io sono in un Iveco. Sì, la Puglia è bellissima, ti è rimasta nel cuore. Grande Luca, anche la mia signora la Puglia l'aveva vista anni fa, poi l'ha rivista con il sottoscritto e a parte il cuore con il sottoscritto, quello che ho al paesello, gli è rimasto nel cuore e lei vorrebbe, mi sta praticamente, andiamo in Puglia. Ragazzi, gliel'ho detto, no? Vita mia. Io lavoro al nord, al sud, che faccio? Raccolgo i pomodori. Insomma. Leggete. Maledetti toscani di Curzio, ma la parte Livorno sta alla Toscana come la Nuova Zelanda sta all'Inghilterra. Sì, no, i soliti discorsi. Io ho fatto il militare a Pisa. Ho fatto, vabbè,
militare a Pisa, c'è la SMIPAR, Scuola Militare Paragradisti, ho fatto il militare, ho fatto il paragradutista e c'erano i detti anche lì, come ci sono i detti tra Tarantini e Leccesi, tra Milanesi e Bergamaschi, insomma ci sono i vari detti delle varie singole città italiane, no? Ed era una frase brutta, oltretutto, che non riesco ancora a capire che, no, il senso lo capisco, ma preferiscono dire è meglio un morti in casa che un livornese all'uscio. Cioè, è meglio un morto in casa con livornese davanti alla porta. Ma io voglio dire, ragazzi, ma stiamo scherzando? Comunque, vabbè. Io non, cioè io leggo quello che state dicendo, non vuole entrare nessuno a fare una chiacchierata in diretta. Almeno c'è il link, era giusto una domanda, eh. Adesso il canale sarebbe il mio, siete voi che state facendo quello che volete, vabbè. Ripeto, vado a fare una passeggiata, quando avete finito chiamatemi che ritorno, eh. La Puglia è bella, sì. Lavoro c'è in Puglia, non è che non c'è, ci sono le grandi industrie come la Coca-Cola, come la Dreher, come la non la Peroni. Ci sono grandi industrie anche lì, eh. L'industria del Santo, il famoso Padre Pio, quella è un'industria, quindi ce n'è di lavoro per tutti in Puglia. È bellina anche Pisa. Preferisco Livorno. Poi, vabbè, Antonio, Livorno offre poco, soprattutto ai giovani. Io ho un figlio di 21 anni e se vogliono fare qualcosa devono andare fuori, sia per quanto riguarda il lavoro che il divertimento. Ma sì, ma anche dove vivo io è una città che offre poco. O ti apri un bar e servi quelli della zona, più quelli che passano, perché comunque è una statale, perché comunque è una zona turistica. Livorno, bene o male, è turistica, come dove vivo io, paesino del lago di Como. Tutto il lago di Como è turistico, quindi la gente passa, gli stranieri, chi arriva dall'Austria, chi arriva dalla Germania, quelli che vanno a lavorare in Svizzera, gli svizzeri che arrivano. Bene o male, ti apri un bar, bene o male, è una bella zona, hai voglia di lavorare. Poi ci sono tanti piccoli locali dove cercano di attirare le persone. Certo che tu per uscire, per andare a divertire, devi andare in un bar, non è il massimo della vita, però offrono qualcosa, stanno cercando di creare qualcosa. Non ci sono i grandi centri come il Filaforum a Milano. Io conosco il Filaforum, dove c'è lo squash, dove c'è il Palazzo del Ghiaccio, dove c'è di tutto di più, dove ci sono posti dove tu entri e praticamente fai sport, ti diverti, fai tutto quello che vuoi. In piccoli paesi magari non li trovi neanche. Però il paese a fianco al mio, il comune, ha lastricato una bella fetta di terreno, ha fatto ghiacciare tutto e fa pattinare. Quindi si cerca sempre nei periodi buoni di poter fare qualcosa per i giovani, per il turismo, per tutti, per fare qualcosa, no? Dunque, Mazzi dice, è una città dove non prendiamo nulla sul serio. Per quello si sta bene. Eh beh, cioè, ma cosa vuoi prendere sul serio? I nostri politici, il nostro modo di. Ma siamo italiani, no? Va bene così, ma dov'è il problema? Ma abbiamo mangiato, siamo a posto anche stasera, basta. Cioè, voglio dire, non è che dobbiamo farci le famose mentali, no? Voglio dire. Va bene così, ma perché dobbiamo farci il sangue amaro? Dunque, bisogna essere anche fortunati, avere figli che lavorano, che si comportano bene. Io sono molto fortunato, ma ragazzi, naturalmente la maggior parte di noi siamo fortunati, ma c'è anche lo sfortunato che nelle grandi città dove c'è tutto di più e i ragazzi si stancano e vogliono provare anche a fare altro. Questa è una nota dolente, dove purtroppo io ho perso un amico e un amico ha perso i figli, quindi ci sono anche queste storie dove purtroppo cercano di
Voglio di più, voglio provare, ho già provato di tutto nella vita, voglio provare di più e entrano in ambienti o in situazioni spiacevoli, no? Quindi purtroppo io sono stato sfortunato ad avere un amico che ha avuto il problema con i figli. Questa è la mia sfortuna, perché se io potrei dire sono fortunato perché ho degli amici che anche loro, come me, sono stati fortunati. È lo smog, mi fa ragionare così. Milano è la capitale del tutto, ma c'è anche il turismo balneare e cultura. Certo, Ciro, non c'è solo Milano, ci sono i paesini dispersi in mezzo alle montagne dove fanno il formaggio più buono. C'è un paesino a Bergamo dove fanno un formaggio che viene servito in tutta Italia. C'è un paesino sui paesi vesuviani dove hanno fatto diventare famosa la mozzarella di bufala. In tanti posti c'è di tutto, di più, ma siamo italiani. Torniamo al discorso iniziale. Il fatto che siamo italiani e all'estero siamo presi in giro, pur sapendo, loro sanno, ci prendono in giro, sapendo che noi siamo superiori a loro, e allora il loro sfottio è quello di prenderci in giro perché, caspita, hanno questo, hanno quello, hanno di tutto, di più, e guardate che pecore che sono. Questo è il loro modo di prendersi in giro all'estero, con il rispetto che hanno per l'Italia e per quello che crea l'Italia. Dedicimino, Luca Braida entra in live che ti conosciamo. Ma la Magna Grecia e la Puglia, la Sicilia, la Calabria. Ragazzi, la Magna Grecia sono i greci che hanno portato, sono venuti a rompere le balle in Italia, diciamola così, dai. Il caffè. Giovanni, mi vuoi fare morire tu stasera? Ma certo, lo so, era visto che sono l'unico che sta parlando, voi state soltanto scrivendo, devo riempire lo spazio, no? Il caffè era per dire, certo, il nostro caffè significa prendere. È un classico, no? Vieni, vieni che ti offro un caffè e vai, vuoi una melanzana, vuoi questo, vuoi quello, boom, e Luca ritorna. Bello, ingrassato di 8 kg. Certo, Giovanni, classico, eh? Domenico, oh mamma, scusate, oh, ecco che si stanno. Domenico Vatalaro. Ho letto bene, sì. Ciao Antonio, ciao Domenico, scusami, Vatalaro, 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 Vatalaro. Sei nuovo, Domenico, scusami, quindi Vatalaro. Ci sono io, vabbè. I cognomi sono un po'. Sei molto simpatico. Avvio 80, stai parlando con i 27 che sono nell'insieme o stai parlando con me? Scusami, perché non, qui siete tutti simpatici, siamo tutti una compagnia di matti. Ma qualcuno matto come me vuole entrare nel canale e dire qualche bischerata come quelle che sto dicendo io? Ragazzi, ma ancora una domanda. C'è il link sulla community del canale di Storie di Strada, Life on the Road. Sulla community c'è un cosino scritto in blu dove c'è la possibilità di poter cliccare e poter accedere alla live, poter accedere come ospite. Qualcuno mi fa la gentilezza di dirmi, Ciro, non dirmi che sei te però, eh? Ciao Daddy, eccolo qua Daddy, allora aggiungimi. Oh, eccolo qua, è entrato Daddy, qualcun altro ragazzi, dai che facciamo un po' di festa, sir. Un Daddy, sei saluto al fermo? vero paladino! Sei fermo o stai guidando? Sono fermo alla Ilva di Taranto! Alla Ilva! Caspita, sei un raccomandato allora essere lì, eh? Devo Io fare... sono. Ecco che l'hai anche scritto, che sei alla Ilva di Taranto, ma è ancora aperta, io non sto seguendo, però
è ancora aperta. Sono passato quest'estate, avevano pulito il guardrail, non si vedeva più tutto la ruggine che c'era intorno. Stanno cercando di pulire. Come si vive in quella zona adesso? Racconta un po' della. È piena di bandiere comuniste, CGIL, CISL, Sì, vabbè, quello lo immagino, perché giustamente hanno avvelenato non solo mezza Taranto, non Mare Piccolo, ma hanno avvelenato tutta Taranto. E quindi giustamente, da quello che ho visto, hanno pulito il guardrail. Io passavo da Taranto per andare a Manduria e si vedeva anche l'asfalto che era color ruggine, anche quello, perché tutto i fumi e tutto quanto. E quest'estate ho visto che avevano pulito praticamente tutto. Si respira un po' meglio adesso o è una No, farsa come si dice? no, no, l'aria è sempre la stessa, L'aria è sempre la stessa. perché al porto sono, non so se arrivano dall'estero o gliele portano dalla Ilva, è pieno di cois, i rotoli. Adesso non so se le fanno la Ilva o arrivano dall'estero, comunque nella zona del banchino del porto è piena di rotoli. Beh, nei Rotoli porti, lasciati. se sei nei porti perché arrivano dall'estero, in qualche punto magari qualche cois lo fanno anche. Io sono carico di quattro cois e li ho presi al porto di Livorno, ma non li fanno là perché erano in un capannone. Però ci sono alcuni punti dove vedo che li fanno e poi riempiono i magazzini, più quelli che arrivano dall'estero, una cosa e l'altra, però adesso è da vedere se sono cois in ferro, cois in acciaio, cois. Ecco qua, la mia LB mi corregge dicendo l'arapo blu smiling. E anche lì c'è del lavoro, a Taranto fanno l'arapo, quindi c'è del lavoro anche lì, non c'è soltanto l'Ilva, c'è anche l'arapo, l'Ilva. Ciro, no, Daddy, sei sparito. Che è successo a Cimino? Stiamo facendo progressi comunque nel canale. Hai abbattuto il tuo amico strada? No, 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 ragazzi. Io penso che di là ci siano. Sono in due loro. Io sono da solo. Loro sono in due che se la palleggiano tra di loro. Ecco che facciamo rientrare Daddy che si era perso. Si era perso da qualche parte. Sei Volevo rientrato, ti chiedere sei perso un una cosa, attimo. Antonio, Dimmi. parlando di soccorso, Sì, ecco. un po' di anni fa un mio collega sull'Adriatica ha tamponato una cisterna, l'hanno tirato fuori dal camion e il pompiere gli ha detto si metta le scarpe, dice non mi manca una gamba, praticamente il mio collega ha perso una gamba. Ma in quel caso lì, il sangue come esce? A spruzzo? Come... No, Hai beh, capito? aspetta. Allora, c'è stato un incidente. Il collega ha perso la gamba, è stata tranciata di netto la gamba, perché dipende dall'incidente. Tranciata di netto è logico che tu hai le ferite nelle arteriose, hai praticamente il sangue che esce ma non è a spruzzo, a spruzzo è a getto, come posso spiegarti? È quasi in continuo, no? Ogni volta che il sangue pompa, ma non è la spruzzatina, è proprio un getto esagerato di sangue, viene come se venisse fuori quasi da un rubinetto aperto, però viene fuori a spruzzo perché il sangue che pompando ne butta fuori tanto. Quindi poi era anche da vedere se poi la vena arteriosa o le vene erano state chiuse da che ne so, da quello che gli ha tagliato la gamba, da qualsiasi cosa è successa, allora può anche essere. Comunque lo spruzzo c'è, ma è relativo. Non avendo visto l'incidente, non ti posso dire come veniva fuori. Però se tu tagli di netto con un macete, lo vedi proprio il sangue che fa, ma spruzzate di spruzzi esagerati. Non viene Però fuori in.
come un rubinetto, viene fuori proprio a spruzzi, ma è proprio il sangue diretto che viene fuori a litri così. Cioè, ma Se lo si rischia prendi in di tempo, morire. però non muore la persona. E se l'hanno preso in Beh, tempo, l'hanno preso se in tempo, è viene ancora preso in vivo. tempo nell'arco di un minuto, dopo che hai perso 3 litri di sangue, te ne restano due, te ne resta uno, sei svenuto, cioè non ragioni più e quant'altro, quindi lì ci sono i vari sistemi che vengono usati, no? Le sacche del sangue finto, chiamiamolo così, per essere semplici, no? Quindi gli ridanno il plasma, lo tengono in vita in qualche modo, gli bloccano comunque il flusso dell'uscita, quindi quel poco sangue, il fatto di avere una parte di gamba persa, quindi non ha più bisogno dei 5 litri di sangue, ma gliene bastano 4,20, 3,80, 3 litri, virgola, ecco, sono calcoli specifici che poi vengono fatti, no? Quindi io ho già un pezzo di corpo in meno, quindi non devo dare sangue anche non so, dalla coscia al piede. È un litro di sangue che circola, 1,5 litri. Quindi, avendo perso la gamba, non ho più bisogno di questi 5 litri di sangue, me ne bastano 4 per fare in modo che il corpo sia continuamente. Come posso spiegarmi in parole semplici? Praticamente non ho più bisogno di 5 litri, ma me ne bastano 4 perché è così, avendo perso questo pezzo di gamba, quindi sono a posto. Il sangue che io ho perso in più mi viene dato col plasma e poi con il tempo si riforma il suo sangue, le placche, i globuli bianchi, i globuli rossi, tutto andrà a, a tutto ritornerà alla normalità. Senza una gamba, va bene. Questo nell'arco dei 15 giorni, 20 giorni che ci vogliono per fare questa cosa. Se vieni a salvarlo subito, nell'arco di un minuto, minuto e mezzo, ma sto già esagerando perché in un minuto e mezzo praticamente tu sei morto dissanguato. Quindi hai veramente pochissimo tempo. Se tu sei lì e vedi subito la situazione, hai già lui stesso, ha visto che stava prendendo la gamba, ha messo la mano per bloccare l'uscita o per parare il dolore, che ne so, già si è salvato la vita da solo. Però anche lì non stai ragionando perché hai preso una botta così esagerata e la gamba non è proprio semplice, semplice, perché tu svieni in quei momenti, quindi quello a fianco, hai veramente pochissimo tempo per salvare una vita. Se questa persona è ancora viva e è stato salvato nell'arco di un minuto e mezzo, due sono veramente troppi perché già cominci a fare mancare il sangue al cervello. E già lì, quindi quello che volevo capire realmente è quello il fatto, è stato salvato subito e la Sì, cosa mi sembra strana. Se è stato con salvato subito è stato miracolato. Come? l'elicottero, Antonio. Sì, d'accordo, ma l'elicottero, il tempo che atterra, c'è stato lì qualcuno là vicino a bloccargli? Sì, sicuramente. No, ma per forza, perché si è perso la gamba e ha avuto quei 2 minuti di svenimento, ma già il fatto che svieni, già il tutto rallenta comunque, quindi l'uscita del sangue già rallenta, non è più. Poi una volta che tu hai perso, che ti è rimasto quel mezzo litro, che hai comunque. Allora il cervello non è che muore subito, il cervello comunque ha quei 4-5 minuti prima di spegnersi, quindi è anche probabile che l'hanno preso per i capelli alla fine, quindi quei 4-5 minuti, in quei 5 minuti se qualcuno è riuscito a fare in modo di non fargli perdere tutto il sangue o magari è stato nell'impatto, la gamba che ha perso c'era una lastra d'acciaio che gli ha bloccato l'uscita in modo esagerato, può anche avere avuto quei 20 minuti. Tutto dipende da un sacco di fattori, e quello è il discorso, per quello dovremmo essere tempestivi nel chiamare il pronto soccorso e cercare di aiutare se siamo lì, è logico. Noi sappiamo che questo ha perso la gamba, non è che stiamo lì a guardare. Lì blocchiamo. Con il famoso lacemostatico, con una corda, con
con la camicia lì blocchiamo l'uscita del sangue dalla gamba, ma nell'insieme abbiamo già chiamato pronto soccorso, perché se no stiamo lì a guardare, è logico che il tempo che parte l'elicottero, il tempo che arriva, passano più di 40 minuti, perché i 10 minuti per farlo salire, per farlo scendere, più i 5 minuti o i 10 minuti per farlo arrivare, sono già passati 20 minuti, 40 minuti, basta. Poi vabbè, arrivano già con le attrezzature, quindi il plasma e tutti i vari sistemi per tenerlo in vita. Quindi nell'insieme, mentre, però può anche darsi che arrivi in ospedale, che arriva morto. Quindi anche lì sta a noi fare in modo che arrivi vivo in ospedale. Poi in ospedale lo rimettono a posto di sicuro. Ma se non facciamo niente, gli facciamo soltanto il selfie, sono tanti i fattori. Se si è salvato, sono ben contento, perché adesso ha una gamba migliore di quella di prima. Se ha la gamba in fibra di carbonio, quello che è, perché io ho visto, perché se hai la gamba di legno, Ha è una cosa. dovuto fare causa all'INAIL perché praticamente dopo 3 anni di terapie, gamba sintesi, quella in fibra, appena che gli hanno messo la gamba, quella di plastica, la che hai detto prima, che hanno visto che camminava discretamente, l'hanno fatto abile al lavoro. Io ho letto adesso una cosa. Carmelo, sei anche tu a San Zenone, direzione nord, ma sei nell'autogrill, autogrill, che cos'è, il My Chef, per caso? Perché a questo punto, Carmelo, io e te potremmo, il caffè no, perché potrebbe essere troppo tardi, poi non dormo più. Carmelo, dove sei? Io sono al My Chef a San Zenone, direzione nord. Se sei qua, avrei piacere a fare vedere che ci siamo trovati e gli mandiamo una bella foto al nostro amico. Oppure, se hai piacere, vieni direttamente in cabina, ci mettiamo in live diretta, io, te ed Eddie, e andiamo avanti con il discorso. Quindi, Carmelo, sei sparito. San Zenone Nord, io ragazzi, io apro il finestrino, ma. C'ha un daffo bianco! Al DAF bianco, ma sai quanti siamo qui a San Zenone? Se io comincio a uscire, li guardo tutti. Boh! Ragazzi, io volevo fare un video stasera, che mi sono fatto praticamente la maccheronata in cabina. Perché fino a poco tempo fa pioveva, ero senza pane, un bicchiere di vino, due maccheroni in cabina. Devo ancora mettere a posto il fornello, che l'ho lasciato qua dentro, e c'è ancora la spazzatura da buttare nel sacchetto. Teddy, dove sei tu di bello? Alla Ilva di Taranto. Ah, già, l'hai detto prima. Sei fermo e stai aspettando che ti caricano, o ti caricano domani, o. Domani mattina stiamo portando in discarica terra che hanno fatto uno scavo. Lo stiamo portando un viaggio al giorno Taranto-Lucera. Ma hai terra da recupero, terra, cioè Da buttare. terra normale, Terra inquinata. terra inquinata, ecco, come si faceva, l'ho fatto anch'io, che andavamo a togliere la terra quando si rifacevano i distributori di benzina, andavamo con gli scavatori e questa terra la portavamo. È un bel lavoraccio anche quello, eh. Però Poi sai, loro. ribalto, capito? Non devo aprire Sì, teloni. no, ma con ribalta. Sì, arriva, vabbè, ti caricano, tu guardi sopra, chiudi, prendi, parti, schiacci, ribalti, dai un colpo alla coda, guardi se è sporca e riparti. Niente di che, non hai bisogno di metterti in ribalta, aspettare che ti chiamano, aspettare che ti caricano, poi devi andare a aspettare che ti scaricano. Tu fai quei 4-5 viaggi. Ti caricano, ribalti, ritorni, ti caricano, ribalti. Un viaggio al Quanti? giorno, un viaggio al giorno. Da dove parti? Da Lucera all'Ilva, hai detto?
scarico la Ilva e scarico Lucera. Quindi vabbè, cioè, allora Lucera la puliscono, tu la togli dall'Ilva e la porti a Lucera. Un viaggio al giorno, beh sì, dall'Ilva a Lucera certo che riesci a fare un viaggio al giorno. Se lavori mentre invece nelle tue zone con la terra normale, per l'edilizio o quant'altro, magari riesci a farne anche 4-5, però inizi la mattina alle 5 di pomeriggio hai finito, te ne vai a casa e buonanotte. Tu fai soltanto, lavori solo con l'Ilva? No, la Eni, soprattutto la Eni. Ah Portiamo beh, allora via. voi fate il recupero della terra sporca. Sì. Però io di solito sono con la cisterna. Adesso c'era poco a Vigiano, nelle baie di carico, che carichiamo l'acqua sporca del petrolio. Siccome che stavano tirando via proprio anche le pietre da sottoterra, si sono fermati un pochettino, dice, aspettiamo un po'. E mi hanno messo alla IVA per una Melo settimana. Paladina mi ha scritto non so, su Facebook o su Instagram, non lo so perché qua mi sto perdendo con tutti i canali che sto scoprendo a breve, no? Ciao Antonio, vedi che sono alla stanzione direzione nord, anch'io domani mattina paghi il caffè. Ma Carmelo, più che volentieri. Ma a che ore parti e dove sei esattamente che magari ti offro il digestivo adesso? Però c'è Mustafa, ciao Mustafa, non l'ho ancora salutato. Ecco che è arrivato, minchia, minchia Boz, va bene, non ti leggo neanche. Mirko Benini, sei numero uno e sincero. Mirko, dai, vi prego. Dopo la mia campagna... Amo la Toscana, Liguria, certo. Carmelo, ciao Davide, ma mi dici dove sei, Carmelo? Sì, parlavo con te. Sì, grazie, 80, l'avevo capito. Allora, Ciro dice: allora, Super Simo, l'Indiana. Questa è una cosa di ieri, eh. Sì, vabbè, il famoso indiano. Allora, Ciao Bello. io sto aspettando che venga fuori il nostro amico Melo per capire dov'è. Quindi, quanti camion ci stanno in un'area di servizio come la San Zenone? 50? 57? Io sono comunque in una sosta selvaggia. Perché sono tutti belli parcheggiati, non riesco a farvelo vedere. Io praticamente sono, speriamo se riesco a... No, non... niente, sono tutti belli parcheggiati, io sono dietro in fila a qualche frigorifero. Praticamente tu arrivando diciamo dal sud, no? Entri. C'è il primo piazzale, poi giri dietro, c'è il secondo piazzale. Ecco, io sono in fondo al secondo piazzale. Se Melo non lo so, ragazzi, allora facciamo una bella cosa. Poi quando sarà che chiuderemo la live, magari risponderò a Melo. Anzi, lo chiamo direttamente se riesco a chiamarlo. Sono alle spalle del distributore. Oh, porca miseria. Ma anch'io sono alle spalle del distributore. Ah Guarda no, alle il spalle. Io sono nel secondo parcheggio praticamente, appena dopo il distributore, nell'ultimo piazzale, diciamo così. Sono le 10. E ragazzi, non voglio chiudere la live per andare a prendere Melo e dirgli il caffè, no, perché il caffè a quest'ora è da incoscienti, stare svegli tutta la notte quando stamattina mi sono alzato alle 3, sono partito alle 4, non ho fatto chissà che strada, praticamente da casa sono andato, ho fatto Parma, ho fatto... Melo, ma sei col pigiama, se no scendi ma tu. sa che... Melo, se sei già in pigiama è un discorso, se no vestiti e vieni qua, sono tanto bene o male,
Io ho un DAF bianco, ce n'è 18 qui davanti. Un Ferrarino è già più riconoscibile. Poi in seconda fila, dietro i frigoriferi, qua buttato verso l'erba, verso la campagna. Insomma, tu se arrivi fin qua, ti fai una passeggiata, no? Arrivi in fondo, tu segui il recinto dove c'è la campagna. In fondo, mi vedi, non c'è nessuno. Fatemi vedere un attimo, va. A fianco a me non c'è nessuno. Prima si era fermato un non mi ricordo se era polacco, se era messo davanti, quindi praticamente ha fatto i 45 e poi è ripartito. Quindi davanti a me, io in fondo di là vedo un furgone, quei furgoni che ci hanno il letto sopra, che sono quelli con i furgoni con il letto sopra, ecco. Oh, Allora. una cosa incredibile, io non ci posso credere. Il venerdì Sì. pomeriggio, trattore targato CZ sarebbe cos'è? Cecoslovacchia? Catanzaro. No, no, Repubblica Ceca, cos'è? Ah, CZ o Catanzaro o No, quella straniera, CZ cos'è? Repubblica Ceca. CZ? Cecoslo no. Vabbè, sì, ok, dai, siamo ignoranti, ma andiamo avanti, dai. Il rimorchio Lituania, l'autista marocchino, direzione sud, praticamente da Lamezia scendere giù. Ma dove vanno di venerdì? Ma che ne so io? Non lo so, ma. Dovrebbero rientrare direzione nord, andare a casa, boh. Ma. Ecco, vedi, Diego ci corregge. CH non è Svizzera. Repubblica Ceca. Repubblica Ceca sarà. CZ è Catanzaro, io ho una C2 targata CZ, è Catanzaro, non è Cecoslovacchia. Sì, Luca, sicuramente siamo a uno a fianco all'altro, però non abbiamo il coraggio di uscire perché fa freddo. Ah. CZ è Catanzaro, Diego, CZ è Cecoslovacchia, Ceca, ce no, vabbè, dai, non lo so, comunque ragazzi, sono questi qua che fanno avanti e indietro, che poi magari hanno la famiglia al nord, la fidanzata al centro, o i casini che c'hanno loro, non Ma lo io so. quando facevo la frangia, facevo uno, due intermedi, frangia, frangia, ma al terzo mi beccavano, mi fermavano, dice, mi fai vedere CMR. Se avevo il terzo, me lo facevano così, me lo facevano. Massimo due ne puoi fare. Qua viaggiano Milano-Reggio Calabria come l'acqua fresca. Vabbè, ma se sono con i furgoni, con il rimorchietto, cioè non hanno problemi. È logico No, che se siamo noi, bilico, bilico. io ho avuto la sfortuna di andare a lavorare. Vabbè, ma è una storia che forse ho già detto sul canale. C'è stata la separazione, quindi ho avuto, praticamente ho lavorato per una persona che aveva appena chiuso la ditta italiana e li aveva fatti diventare targati Bulgaria, no? Quindi un italiano su un camion bulgaro. Cioè proprio, ho portato mio figlio per una settimana, il piccolo, per una settimana in giro con me, no? Siamo partiti da Milano, siamo andati in Francia, abbiamo fatto Svizzera, Francia, e siamo scesi fino a Napoli per poi ritornare a casa, no? Non ci hanno mai fermato. Lascio il figlio, parto da Milano, scendo per andare a Foggia, mi fermano chiedendomi, cioè si è capito, no? Che cosa mi volevano chiedere. Quindi questo cercava, il poliziotto cercava di parlare in inglese in qualche modo. Ma you understand, tu capisci italiano? Io gli ho detto in italiano, certo che ti capisco, ma che cazzo ci fai su sto camion? Ho detto, guarda, non sto manco a raccontartela.
Ho avuto i miei problemi. Vai, vai, mi ha detto. Però fermava tutti gli altri targati esteri, no? Li fermavano perché per controlli, diciamo così, va. Comunque Pietro ci corregge, CZ è Croazia, che non è ex Jugoslavia, attualmente è Croazia. CZ è Croazia, ma questo vabbè, tu dicevi, ma sì, ma io leggo targhe a volte che dice, ma la nuova Repubblica Croazia, NCF, da dove arriva la NCF qua? La Nucleo Controllo Freni, boh. Ci sono targhe veramente che non ho mai visto o che non ci ho mai fatto caso, perché poi vabbè. Ma pure Allora, CZ è Croazia, CT. No, allora ragazzi, no, fermi tutti, eh. Croazia è CR. Eh sì, Croazia è CR, CZ è ceca. sì. H, no, H sta per Deutsch. H è, ragazzi, ma che state raccontando? Dai, H è Germania, H, Deutsch, e ci sono zone. Adesso me ne sto inventando, qui siamo andati fuori di testa. Non me le ricordo più. Fa niente, dai, abbiamo visto. Dedi ha visto uno con una targa strana e stava raccontando che poi era targato Messina o era targato Catanzaro. Non fa niente, dai. Perché anch'io magari leggo e una volta ho letto RSM e ho detto questo qui da dove arriva? Da Roosevelt, però è Repubblica di San Marino, quindi ecco, è Verona, ecco, Verona. E stanno parlando quelli là stasera di San Marino e della Repubblica Ceca Sì, e della no, ma Croazia. infatti. Ecco, adesso Pietro, adesso ci sta, ci sta, adesso ci avete incasinato la vita praticamente. Stanotte studierò le targhe. Quindi Croazia e HR. Come Croazia e HR? Ma allora le vecchie, perché a questo punto ci sono ancora le vecchie targhe. Vediamo chi è. Oh, ragazzi, state calmi e tranquilli, sta entrando un personaggio, mi raccomando, se lo sapete, cantiamo la canzoncina, eh? Cantiamo tutti la canzoncina. Ciao ragazzi, Tanti buonasera a auguri tutti. No, a te, grazie, grazie agli auguri. No, tanti auguri. grazie. Devo scappare, ti voglio far vedere una cosa. Hai avuto Luca Mazzi, hai avuto 33 ospiti. Sto 5 minuti senza dire niente, il tuo canale arriva a 60. Vai, continuate, non dico niente, non parli. Vai, continuate. No, Parlate, parlate. questa poi ce la spieghi. Comunque, No, tanti no, no, te la spiego subito. auguri. Hai avuto 33 spettatori, nonostante tutta la pappardella che ho letto. Hai avuto 33 spettatori, nonostante i personaggi che hai avuto in chat e che hai invitato in trasmissione. Io sto qui senza dire una parola, vediamo quanti spettatori fai. Vai. Adesso sono diventati 35, ma Continuate, dai, facciamo sta prova, dai. dai, l'immenso, dai, l'immenso! Allora, oggi ho provato a dirtelo più di qualche volta, dove sei che devi offrire da bere, ma tu oggi è il tuo compleanno e dove sei di bello? Dove sono di bello? Nel porto di Vasto, quattro ristoranti, tutti chiusi, quattro. Qui al coso Ferri, quello nel porto proprio, chiuso. Da Michele chiuso, al Corsaro chiuso. Quattro ristoranti ho dovuto farmi a cena da me. Ma infatti è quello che stavo dicendo prima. Io ho ancora il fornellino in cabina, no? Quindi mi sono arrangiato. Caspita, e siamo già a 36, da 33 a 36. Perfetto. Quindi io sono qua nello stesso posto dove c'è l'amico Carmelo Paladina. Eccolo Ma dov'è Carmelo Paladino? qua. Eccolo Eccolo. qua.
sai dove sono costeggiato io? Ciao. Sono costeggiato io. Ah, ma siete in verticale, siete in verticale, sì. Vieni, vieni, su. Allora, ma Guarda, scusa, io scusa, il vado già casino. su. Tranquillo, dove è Davide? Ma qua ci siamo, siamo un po' tutti. Ma chi è? Petullo! C'è Luigi, c'è Daddy. Buonasera a tutti! Ciao, Vede come è piccolo il mondo, ero posteggiato qua a fianco a lui, non ci eravamo visti. diceva che era. Come, tutto a posto? Ma sì. Qui stavo. Ma siete tutti fermi o? Fermi, fermi. Tutti fermi. Vabbè, allora io vi ho interrotto, Vai a rilascio. dormire. Ma a che Sì, ore parte domani verso mattina? Alle le 6:30. 6:30? Ti vengo a buttare alle 5. No, alle 5, io devo Vuoi, stare. tu, se vuoi che ti offro il caffè alle 5, se lo vuoi pagare te, vengo a La bussare alle 6 e mezza. prossima volta, non c'è Ma problema. tu parti alle 6 e mezza. Sì, io devo scaricare qua a Pozzolo Martesana, Vabbè, io scarico un mezz'ora. pochino più avanti, non è che vado chissà Ma io dove. sono più vicino, aprono alle 8 la Porca prendo. miseria, anche da me aprono alle 8. Io vado a scaricare, eh? Usmate velate. Ah, vabbè, tu devi fare la Porca! principale. Alle 6 ti vengo a No, alle bussare. 6 è presto. Alle Buona 7, alle 6 è continuazione. presto. Alla Quindi prossima. qui, te lo pago io il caffè. Alle Alle 6:30. 6 e mezza vengo a Ok, bussare. no, alle 6:30 già mi trovi alzato, tranquillo. Se Ma rimaniamo alle possiamo 6. andare a prendere il caffè alle 6:30 e partiamo alle 8 perché facciamo una chiacchiera e Ah, l'altra? sì, O siccome vuoi tu, ci vediamo alle 6:30. Dai, alle tranquillo. 6:30? No, no. Vestito, non è che ti devo vedere in mutande. Ciao, io dormo nudo, non dormo in No, mutande. allora vieni a svegliarmi tu. Buonanotte, ciao. Ciao, ciao. Com'è piccolo il mondo, ragazzi, eh? Antonio, Capita. le tangenziali ti fottono, eh? Parti subito che le tangenziali ti fottono. No, lo so, Ragazzi, io il caffè l'ho già preparato, quindi domani mattina purtroppo. Vabbè, ho capito, Daddy, io parto alle 5. Ci vuole 40 minuti per arrivare allo scarico. Arrivo alle 6. Che faccio fino alle 8? Conto i piccioni che passano sotto la piazza? Troppo Milano. Quindi, cioè, sì, parto prima, Ragazzi, poi. io sono entrato giusto per salutare, mi ha fatto piacere, però davvero devo lasciare. Voi continuate, magari vi ascolterò in streaming domani. E quindi dai, vi saluto. Antonio, ho provato a leggere un po' i commenti. Te lo dico così, ma sperando che mi ascoltano anche loro. Non farti trascinare in quella spirale di quattro pagliacci qui che non sono camionisti, ricordalo, e non verranno mai a metterci la faccia. Non farti trascinare in quella spirale delle tifoserie perché finisci, fai la fine di Luca Mazzi. Non prestare il fianco a quattro idioti. Se vogliono dire qualcosa, falli venire in live. Vedi che non vengono, non hanno una faccia. E se ce l'hanno è brutta e se l'hanno fanno schifo, ma li vedi già da come scrivono. Ho letto tre o quattro commenti che mi hanno fatto venire il vomito. Questi uomini non hanno nulla. Chiaro? È gente che cerca di inquinare i canali, di mettere zizzania, di fare. Non farti trascinare in questa spirale. Poi fai quel cazzo che vuoi, il canale è tuo. No, Me ne no, frega. no, Luigi, certo che vabbè, Me io ho ne aperto frega. canale Ci sto, ci per sono qua, ci avere. Ci sono 4-5 qua e sono qua anche stasera. Luca Mazzi non è riuscito a togliersi a togliersi le di dosso. Mi starà anche ascoltando Luca Mazzi. Non se, non, non, no. Allora, prima li ha foraggiati e poi una volta che ci è arrivato dentro non è riuscito più a toglierseli di dosso. Non cadere nella stessa spirale. Quando vogliono dire qualcosa, invitali a venire in live. Vedi che non vengono, non hanno la faccia per venire. Non hanno la faccia, non hanno la sostanza, non hanno argomenti, è gente insulsa, è gente che vuole giocare dietro la tastierina. Poi Ma sì, ma sono. Io ti ringrazio come sempre per i consigli che mi ma non dai mi e devi abbiamo già ringraziare. capito. Il canale è tuo, puoi fare quello che No, vuoi, ci Luigi, mancherebbe altro. certo, io ho aperto il canale, ma è logico che terrò in disparte i personaggi che sono inutili, che sono insulsi, fanno soltanto numero alla fine dei conti, se ne renderanno conto che Sono fanno quattro, soltanto numero. ormai sono identificati, stanno anche qui stasera, stanno anche qui, li ho letti prima di entrare.
Cioè io l'ho detto prima, ma sai perché sono insulsi? Perché se questi avessero il coraggio di cliccare il link come ho fatto io, dando la piattaforma qui ospita 6 persone, siamo in 4, uno di loro che ha il coraggio di premere il link, di schiacciare il link e di collegarsi, almeno vediamo chi sono. Invece non ce l'hanno questo coraggio, parlano. Allora, evitiamo L. C'è una che si chiama LB. La conosco personalmente. LB, quindi non è un troll. LB non è un troll. Mo te lo dico io il troll. Aspetta un attimo, me te lo faccio vedere. Super Simo, che prima era super e adesso è solo Simo. Quindi non è più un troll, perché già sappiamo che è solo Simo. Mo te lo dico io il troll. Aspetta. Mo te lo dico io il troll. Ma che sono sui troll? Sono figli di puttana. Sono figli di puttana. La mamma dei troll batte a Piacenza Sud, la sorella di Luca Braida di Rimbetto. E i guru? I guru sono certi babbi di minchia che non hanno più un cazzo da dire. Luigi, io ascolto i tuoi consigli, tutto quello che è, però ti prego. Me le prendo io le responsabilità. Ho capito, ma stai su un canale che comunque dona, io non accetto. Luigi, sei ancora il tuo amico. Oggi è il tuo compleanno, ti blocco stasera. Non voglio parolacce. Sappiamo chi sono i troll, ti prego. Dona 86, mo tu dimmi uno che si chiama Dona 86. Io mi chiamo Luigi. Ma scusami, ma allora mia moglie LB poteva dire che si chiamava Leila. Sì, no, ok. Ma non credo che tua moglie venga qui a dire ste minchiate. Tu puoi chiamarti come vuoi, ma io leggo quello che scrive. Dona 86, stiamo facendo progressi. Comunque nel canale hai abbattuto il tuo amico Strada e Vitaccia. A parte il fatto che non sa neanche scrivere, perché a chi cazzo hai abbattuto? Gli alberi si abbattono. Eventualmente hai battuto, ma a chi vuoi battere? Cioè chi deve battere? Questa gente qui va cancellata a priori. Abbattere è un po' più concreto di battere, cioè proprio battere e ti ho battuto 1-0, abbattere che proprio ti ho buttato a terra. Quindi è stato un complimento che mi ha fatto, se per te è un'offesa che ho superato la tua live di stasera, noi non voleva dire abbattuto, voleva dire battere, hai battuto. Lui ha scritto quello che ha scritto. Sì. Hai abbattuto. Sì, abbattiamoci le mani, è un modo di ridere e scherzare. Luca Braida, bravissima persona, lascia perdere Luca. Luca Braida, il figlio della signora Piacenza Sud. No, ti prego, Luigi, era una serata così. Cioè, stavamo così bene in 33, siamo diventati 44. Ma io e te non siamo Fiorello e suo fratello. Vogliamo ridere e scherzare. Per favore, Luigi. Secondo te sono venuto qui per verrà fuori e te le canterà tutte. Non dire parolacce, non se le merita. Non ti ha mai offeso. Lo dici tu. Ti ho abbattuto. Tu ti sei arrabbiato perché lo stesso. No, mica di lui. Ma che me ne frega un cazzo a me? Luca Braida non ha mai scritto volgarità. Luca Braida sta facendo questo da quando ho letto il suo nome di merda nelle chat. Luca Braida, Paolini, Remo Betta e quell'altro, come si chiama? Vladi Mangini. Questi sono canaglie. Cioè c'è una lista proprio, sono canaglie, sono insulsi, non hanno il coraggio. Io li sfido così, almeno per vedere se vengono qui. Se vengono qui in chat, vedi? Perché non vengono in chat? Perché non vengono in live? Allora, tu lo conosci, dici che è una brava persona, che venga qui Luca Braida. Parliamo di Super Simo. Super Simo chi è? Super Vippo? Non lo conosco. Cazzo ne so Super io chi è Simo. Super Simo.
Super Simo si è presentato. Io ho fatto una live, cioè è entrato in una live. Ma io non l'ho nominato, allora, Super Simo. LB sta dicendo che non è una troll, ma è una strega. Io sto cercando Luca Braida, a Luca Braida, a Remo Betta, a Vladi Mangini, a Paolini, a questi quattro sto cercando. Dove stanno? Cioè questi quattro, se Luca Mazzi non li caccia, io li perseguiterò dove mi capita, dove leggo i loro nomi. Mo, o cambiano nomi sti figli di puttana, oppure non devono più apparire in queste chat. Paolini, e non ti voglio far leggere quello che hanno scritto da Mazzi, questa gente qui. E questa è tutta gente grande di età come me. Anziani, stiamo facendo anziani, hai capito di chi parliamo? E qui parliamo appunto di gente, questo, parliamo di gente che viene a commentare il mio lavoro, il tuo lavoro. Questa è gente che viene a commentare il tuo lavoro. Hai capito? C'è Paolini che ancora non si capisce chi è. C'era un Paolino una volta, quello che parlava a baracchino sulla tangenziale di Milano 20 anni fa. Quel Paolino. C'è un Paolini avvocato Luigi. C'è un Paolini, Alessandro Paolini, che va sul canale di Luca Braida, di Luca Mazzi, e insieme a Luca Braida scrivono: Luca Mazzi sì che è uno bravo, è uno che macina i chilometri e lo fa con calma, hai capito? Uno bravo oggi è chi si fa il culo così a macinare i chilometri, non quello che lavora tranquillo. Hai capito chi deve commentare il mio lavoro? Hai capito chi deve parlare del mio lavoro? Hai capito chi deve parlare del lavoro del camion? E questa gente qui deve venire allo scoperto. Questi verranno allo scoperto, te li stritolo. Luca Mazzi fa finta di niente. Luca Mazzi fa finta di volare alto. Che ti ha detto a Melo Paladina? Ci viene a Foggia, che ha detto è lontano a Foggia, è certo. Ai raduni non è lontano. No, vatti a fare Luca Paladina, che casino stai combinando? Ma certo che da Livorno non a Foggia, ma Dio lo fa fare. Se a me dovesse capitare, io a Foggia ci vado. Vatti a fare la foto con Melo Paladina, va. Vatti a fare la foto. Va. Ma io io l'avrei fatta. Vatti a fare la foto. L'avrei fatta domani mattina ci picchiamo o caffè ci facciamo Antonio, un selfie. Antonio, domani mattina quando si sveglia Carmelo dice: ci viene Luca Mazzi a Foggia, che ha detto che è lontano. Domani mattina a Carmelo mi devi scrivere su Facebook, scusa, ma avevo da fare perché un conterraneo di Carmelo Paladina andava a Bruxelles a passaggio un conterraneo di Carmelo Paladina, erano più con noi purtroppo, quando questi genietti qui utilizzavano il canale per far vedere il camioncino. Oggi parlano di associazioni, oggi parlano di sindacato, Luca. Scusa un attimo, è una persona normalissima, non litigate tra di voi, non li sputo perché rispetto la razza umana, per quello non li sputo. Ma loro lo sanno. Vladi Mangini, Alessandro Paolini, Luca Braida, Remo Betta, se non se li toglie dai coglioni Luca Mazzi, io intenderò Luca Mazzi socio di questi, e quindi me la prendo con loro. L'hai detto anche te, Bordignon ha aperto un canale. Bordignon lo sappiamo. Ci ha dedicato qualcosa che non mi ricordo neanche più. Non me ne fotte più. Fuochi d'artificio. Ma Bordignon, faccia quello che vuole. Bordignon si è palesato, lo sappiamo chi è, si è rivelato fisicamente, lo conosciamo, ha aperto il canale, vuole fare i meme a me. Ma cosa sta facendo vedere Bordignon? Ma che lo facesse, non mi interessa, non mi interessa. Stesse attento però a non sfociare nell'illegalità, perché poi lo querelo.
chiaro, ma facesse i meme, la satira è bellissima, a parte il fatto che la sua fa schifo perché non fa ridere, lui Bordignon, se vuole fare ridere non deve fare niente, se deve fare una foto statica con la sua faccia di cazzo la mette nella community e noi ridiamo, ma non deve fare niente, basta che si fa una foto, basta che si fa una foto di profilo, la mette 5.000 lì, like. Arrivo subito a 5.000 like se mette la sua immagine, esatto, e basta. Vuole fare le meme, c'ha un canale, bene, ci ha messo la faccia, ha aperto un canale, così deve fare pure Luca Braida, così deve fare pure Paolini, non deve utilizzare i canali di Luca Mazzi per parlare, perché io li perseguiterò e riterrò colpevole chi li dà hosting, riterrò colpevole loro. Io a Luca Mazzi gli sarò la spina nel fianco sempre, fin quando non si toglie sta gente qui. Questa gente qui devono metterci la faccia, fin quando non ci mettono la faccia, questi insulsi, questi vigliacchi, questa gente che non ha nulla. Io non ho nessun problema di dirglielo. Venissero qui a dire mezzo uomo e quello, vieni qui, Luca Braida, perché non vieni qui, figlio di puttana? Luca Braida, perché non entri? No. Luca Braida, entra qui. Entra con Luigi, tu, fammi vedere. Clicca Luigi. Il link, Luca Braida, fatti vedere. Fammi vedere chi sei. Luigi, non puoi dire queste cose. Non possiamo obbligare o insistere. Ma cioè, tu hai ragione. Vedi Luca Mazzi se viene. Chiamalo al telefono, Luca Mazzi. Chiamalo. Licello, quanti punti ti hanno tolto sulla Sora Cassino? Ma le sappiamo queste cose, ma sappiamo tutto. Quanti punti ti hanno tolti? Luca Mazzi, è una persona malissima. Sono 10 anni che si mette la faccia. Te l'ha messa in un modo diverso da come ci stiamo mettendo noi, magari. Questi sono qua, non ti rendi conto. Questa è gente che ha rovinato l'immagine di questo mestiere. Non hanno i coglioni, non hanno le palle. Hai capito o no? Questa è gente che se non fosse per sto pezzettino di vetro e plastica qui, non saprebbe che dire. Devono ringraziare a questa tecnologia e non si tolgono dalle palle. Questi quattro qui devono scomparire. Luca Braida, Temo Betta, Paolini, Vladi Mangini devono scomparire, oppure devono venire qui, si devono far conoscere come mi faccio conoscere io, o devono aprire un canale, come ha fatto Bordignon. Aprono un canale, io me la prendo con chi gli dà spazio, perché questi non potrebbero parlare se non vanno sui canali dove parlano, e me la prendo con loro, li ritengo responsabili, a parte il fatto che Luca Mazzi ci si balocca pure, a parte il fatto, perché gli dà corda, perché gli mette mi piace. Luca Mazzi è peggio di loro. Luigi, cosa ti ha detto ieri Ale lo statale? Tu gli hai chiesto perché non parli di queste cose, e Ale lo statale cosa ti ha detto? Io non posso parlare di cose che non conosco neanche. Conosce la situazione che viviamo in strada, ma lui realmente non può. Luca Mazzi, questo fa Luca Mazzi. Guarda qua, 65 anni. Ma lo conosco, ma lo seguo, Luca Mazzi. Eccolo qua, lo seguo. 65 anni l'uomo, guarda qua, 65 anni l'uomo, guarda che scrive. Oggi si è fatto 10 bottiglie di vino, scrive Luca Mazzi, ma perché non vieni qua a parlare? Scusa, devi scrivere qua, tanto ti leggo. Ma ti stai facendo prendere in giro. Allora, Luigi, sei entrato con dei discorsi veramente seri, perché tu stai facendo vedere la nostra situazione lavorativa. Luca Mazzi e io stesso che sto facendo altri discorsi nelle mie... Cangialosi, mi ero scordato di Cangialosi, Sandro Cangialosi, il leccaculo di Mazzi, che tra l'altro Mazzi ha detto che non lo conosce. Mazzi in una telefonata disse: no, ma chi cazzo è sto Cangialosi? Non lo conosco. E Cangialosi sta sempre qua. Chi è venuto? È entrato qualcuno. L'hai visto? Luigi, chi è? Eccolo! Chi è? L'hai visto?
Sei contento? Luca Mazzi, buonasera, dai pure tu una bottiglia di vino. Te la vuoi fare anche tu un bicchiere di vino, ce lo facciamo insieme. Ma dopo Luigi, ci dobbiamo fare l'alcol test. Luigi, non va bene quello che stai facendo però. Non va bene. Ma no! E vai, cioè, a leggere che, vai a leggere che scrive, aspetta. Ma ti abbiamo appena, ognuno può dire quello che vuole sul proprio canale e cercare di spiegare o le nostre situazioni o il modo di vivere o di qua o di là, ma tu ti stai avvelenando pure aspetta, fammi mettere sto faretto e merda, no, che avvelenando, io mi sfogo, io sto bene così, cioè se stai rovinando la serata a noi, ti sfoghi tu, ma noi siamo contenti, hai bisogno di una spalla, io sono un 12 cilindri Ferrari, se non giro a 6.000 giri mi imballo, ne hai capito? Hai capito o no? Facciamo una cosa, ci facciamo la stessa bottiglia di vino e poi ci facciamo l'alcol test io e te, poi vediamo chi riesce a camminare con un piede solo e vediamo chi riesce a mettere il rimorchio a marcia indietro, come dico io. Il vino va gustato, va apprezzato. Luca, ti devi togliere dai coglioni a Paolini, a Cangialossi, a Luca Braida, non c'è il microfono. No, Luca, non hai il microfono. Purtroppo Luca non ha il microfono. Non ti sentiamo. Non c'è il microfono. Non c'è il microfono. Allora, Luca, non ti sentiamo. Se vuoi traduco io quello che ti ha detto. E traduci. Poi ti ho detto prendere il microfono. No. No, ma... Però Luigi, tu mo si sente, vai. No, niente. Luca, purtroppo. Niente, non ti sentiamo. Comunque, Luigi, stai esagerando. Tu non... Adesso magari si riprova, vediamo un attimino che cosa, se riesce a ricollegare. Mo' davano i Cangialossi, Perché? Cangialossi, mo' veni tu. Cangialò, mo' veni tu e Paolini, Io volevo che venisse fuori qualcuno e si parlasse di subacquea, di viaggi, per rilassarci un attimino. Siamo pagati a 3,50 euro l'ora e visto che il mio capo, quando il camion è fermo, non mi vede, io gli dico che gli sto facendo la guardia sul camion, ma lui non lo sa che io però in un qualche modo sto evadendo dalla fabbrica in compagnia con voi, no? Certo che il mio capo magari mi guarda e poi scrive strunz, eccetera, eccetera. A parte il fatto che mi segue, è uno dei miei follower più... Però era una serata... E cazzo, è soltanto lunedì oggi. Figurate a venerdì come arrivo. Io arrivo con i capelli in piedi. Volevo fare una serata semplice e rilassante. Perché te e Domenico già state spiegando nei miei video. Io lo dico che siamo in una situazione di merda. Rilassiamo. Ci abbiamo finito di cenare. Una chiacchierata tra amici. E va. E perché dobbiamo litigare? Perché dobbiamo dire Cangialossi, Bordignone? Bordignone ha fatto i fuochi d'artificio quest'estate, è dedicato a Kill, e quell'altro pandino scurnacchiato lì che si sta divertendo a fare le nostre riprese. Ma lasciamoli stare, ma che vogliono entrare, ma che entrino. Non abbiamo, cioè, non, non, non,
Luigi, sto parlando, non devi guardare il telefono, non devi fare come no, ti sei, ti guardo in dall'occhio. Ti sento. Lo so che senti. Pandino Goloso, fatti vedere in faccia, Pandino Goloso. Chiama Luca, fai entrare a Luca, aspettiamo che poi, ecco, vedi, Pandino Goloso, Pandino quello che è. Sono personaggi che vengono fuori, la voce c'è, lui sta facendo vedere qualcosa, sono persone che vogliono creare un canale, come quelli che fanno i selfie, che si buttano, che fanno i TikTok-tari, lì, quello che è. Ma il momento conosciamo Pandino. È un modo di creare, vediamo se riusciamo a fare rientrare, purtroppo Luca, no. Allora, sono persone che stanno cercando di creare un canale, che stanno cercando magari di fare qualcosa per tanti altri motivi. Io ho aperto il canale per dire la mia, e perché mio figlio mi aveva consigliato, insomma abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo detto facciamo così, così e così. Io ho aperto il canale, ma stiamo facendo qualcosa, o almeno penso di stare facendo qualcosa di un pochino più serio che fare il TikTok taro, come si suol dire, no? Quindi io espongo i miei pensieri, faccio i miei ragionamenti, cerco di raccontare qualcosa e cerco di spiegare quello che io ho appreso nella mia vita, dare qualche consiglio, cercare di fare qualcosa, spiegare, parlare. Sicuramente qualcuno ne sa molto più di me, ma però non ha aperto il canale. Quindi quando aprirà il canale io sicuramente lo chiudo e dirò andate ad ascoltare Ciccio Pasticcio, perché Ciccio Pasticcio sa realmente come si spiega la situazione. Roberto Pandino dice molte cose vere nella sua ignoranza. Ma io da quello che ho capito però, caro Roberto Lucchesi, Pandino ha preso una mia diretta e sta dicendo ecco, questo è un altro che è arrivato a 1000 iscritti ed è un personaggio anche questo di una certa importanza. Ma dove sarebbe la cosa seria nella sua ignoranza? Non lo so. Posso leggere? Luca, purtroppo Milano sarà quello che è, ma Luca, se non hai, non riesci ad entrare. No, vabbè, allora Luigi, te che sei esperto, fino a 6 persone sullo StreamYard possono entrare, giusto? Sì, fino a 6. Siamo soltanto in 3, quindi altre 3 possono entrare senza nessun problema. Ascolta, ti leggo un commento. Sì. Cinque ore fa, oggi, sul canale di Luca Mazzi, un commento, uno dei tanti, è invidioso, vede in Luca quello che vorrebbe essere lui e non ci riesce perché è anche arrogante, soffre quando vede qualcuno felice del proprio lavoro vivendo tranquillamente. 5 like, sai chi è questo? Sai chi scrive questo? No. Alessandro Paolini, gli fa eco Remo Betta. Alessandro Paolini, su questo sono pienamente d'accordo. Paolini dice, è evidente, è invidioso del successo di Luca sulla piattaforma. Cioè... Ma adesso traducimi questo. Roberto Lucchesi. Comunque vorrei ricordare che anche se si mangia a casa, bisogna fare la spesa. Ah no, questo ci provo io. Visto che stiamo dicendo che si spende parecchio sul camion, no? E abbiamo calcolato in 100 euro fare la spesa da portarti sul camion, lui dice che pure se si mangia a casa si fa la spesa. Vedi, queste sono quelle persone che dice io non sto tanto male, anche se mangio a casa faccio la spesa. Roberto Lucchesi, se mi posso permettere, io a casa con 100 euro ci mangio con tutta la famiglia 2 settimane, un mese.
Bravo Luigi, bravo. Luigi. Avete capito? Finitela, smettetela. State facendo i collaborazionisti del nemico. Voi, con il vostro atteggiamento, state cercando di scarrupare qualche mattoncino che si sta cercando di mettere faticosamente. Cioè, decidete da che parte stare. Se voi volete stare con il nemico, state con il nemico, ma fatevi identificare. Fatevi identificare. Ecco che adesso arriva. Metti quella. No, ma infatti, adesso mi aveva dimenticato a Spiazzè. Ma infatti, qui adesso vabbè. No, vabbè, Spiazzè, ma tu non conti più tanto, ormai non sei nelle mie mire. Lascia stare, non puoi fare tutto. Non capisco, arrivano le offese, arrivano le cose, quando al posto di ragionare come Remo Betta, Remo Betta sul canale di Luca Mazzi, Luca sa macinare i chilometri e sa lavorare, l'altro pochi chilometri, ma quando è chiacchiera è una lavandaia. Questo è Remo Betta, cioè quello che hai capito, dove la mamma dell'alto marciapiede, questo è lui. Sì, no, ma per dire, hai capito? Cioè, ma tu ci ricordi, le cazzate? Le informazioni. Arrivavi nei punti dove avevi bisogno dell'informazione. Ti esce la Iveco sulla destra, vai sul viale dritto. Ecco, il primo gruppo che trovi è lì. Poi vai a girare nella rotonda per tornare dopo il ristorante, per imboccare di nuovo l'autostrada, e le sorelle stanno dall'altra parte e loro stanno qui. Hai capito di chi parliamo? Ok. Dice, macina chilometri e sa lavorare. Eccolo qua Luca, è tornato, speriamo che c'è il microfono. Mi senti? Luca. Vai che ci sei, grande Luca! Fai parlare il sapiente lì, l'uomo che sa tutto. Il camionisti, l'uomo che sabato e la domenica buca le pentole a pressione per fare lavelli e poi costruisce, cioè poi cucina le penne al sugo di ralla sotto la ralla. L'uomo che per la dignità si mette a fare la doccia. Guardate, buongiorno a tutti. Faccio una doccia. L'uomo che fa. Provate a far parlare il gran visir di tutti i camionisti, dai. Grazie. Ma io dico, ma se ti beccano che stai Luigi, facendo la spuma Luigi, sulla strada, aspetta, Luigi, arriva la, come si chiama la ragazza? Luigi. Ti sento Luca, ti sento. Hai rotto il cazzo con Paolini, Luca Braida, se scrivono sono cazzi suoi, non blocco più nessuno, mi hai rotto il cazzo, te mi ritieni responsabile, bene, e io ti attacco, e non hai ancora visto niente di quello che so fare, non hai ancora visto niente, quindi te fai il tuo, io faccio il mio, inizia. Da domattina, da quando vuoi, da stasera, inizia pure. Mi hai rotto i coglioni adesso. Io ci ho provato a venire. Sono sempre il coglione che si trova in mezzo, eh? Io so, sì, perché te lo sai perché sei il coglione che ti viene in mezzo. Perché te ti rovini con le tue mani. Te la sera fai entrare quel coglione lì e ti rovina le live. Lui finché era di là a spaccarci i coglioni con l'ADR in Croazia, che non se ne frega un cazzo a nessuno. Non gliene frega un cazzo a nessuno dell'ADR dove la prendi. Lo vuoi capire o no? Non gliene frega un cazzo a nessuno. Vai. A qualcuno se ne frega. A chi? Allora. A te altri quattro scemi e basta. Luca. Luigi, Luca ha ragione. Ma che cazzo te ne frega di questi qua che scrivono? Ti danno fastidio, lasciali perdere. A me mi dà noia Antonio Lauria, mi dà noia Roberto Lucchesi, mi dà noia Roberto, mi dà noia tutta quella gente lì. E non ti dico un cazzo, ognuno abbiamo i nostri, te i tua, io i mia. Ma noia quello che non mi scrive, ma che scrivano quello che vogliono, ma io rispondo a tutti, ma a me fa anche piacere, ognuno può dire quello che vuole. Certo che poi l'offesa è un'altra cosa, allora arriva l'offesa
Io avevo un collega che il mio capo è riuscito a buttare fuori dall'azienda. Praticamente questo collega stava cercando di inzingare, come si suol dire, e stava cercando di far litigare tutti quanti. Addirittura su quello che scrivevo prima non ero io non scrivevo. Io non scrivevo un cazzo, quello che scriveva prima non lo so chi è. Oh, io non scrivevo un cazzo. Io non ho scritto niente. Ma infatti, ho scritto Luca, hai sempre parlato. Di Livorno, non ho scritto un cazzo. Calmati. Come non eri tu? Antonio, aspetta, scusa. Ha ragione. Non hai scritto te prima, Luca? No, io ho scritto soltanto fino a che si parlava io e te. Milano, Livorno... un Politecnico, poi basta, poi non ho più scritto un cazzo. Ha ragione, e vedi che sei stato clonato anche tu, ti hanno non me ne frega una minchia, te ne deve fregare. Non me ne frega, anzi no, cazzo. Meno di un cazzo, scemo, non me ne frega nulla. Ma te ne frega nulla, ti prendo per il culo alla grande anche. A me non me ne frega un cazzo se mi clonano il coso, ma ti danneggiano, perché non devo fare nulla io col canale, di diventare super politico, ma già lo sono. Te sei un cazzo, domani. Ti scrivo con la mail istituzionale, ma io già lo so. Te andavi a Bruxelles, vuoi scrivere la commissione dei diritti dell'uomo, perché il camionista dorme 15 ore e ne viene pagati 8, lo capisci? Luca Mazzi, dove hai fatto la pausa? Luca Mazzi, vai dove a prendere allora alle rotonde, Luca Mazzi! E dove l'hai? Oh, ragazzi, culo, io vado a prendere un caffè con... Vai a fare in culo. Goditi la vita che ce n'hai per quattro cate, mi sembra... Bravo, Luca! Goditi la vita, Luigi! È inutile che tu stai a incazzarti per niente! Ma che cazzo te ne frega di questi coglioni che rompono le palle, Luigi! Cioè, tu vuoi fare un discorso serio? Lasciali perdere i cretini, continua ad andare avanti sul discorso, no? Io quando li leggo, io continuo a dire quello che devo dire, li leggo, ecco il cretino, basta. Lui è nato con un complesso di inferiorità. Sì, potente. Sì, certo. Lui ce l'ha con tutti. Se tu metti qualsiasi cosa, lui la deve criticare. Sì. Se c'è il camion senza il parasole, gli rompe i coglioni. Se metti la striscia rossa e verde allo specchio, li rompe coglioni. Ma sono battute a settimane, lui stesso si contraddice. Hai un camion che fa onco, lo sai in Toscana cosa vuol dire onco? Onco in Toscana è quando uno vomita. Hai un camion che io quando avevo il Fiat mi vergognavo. Io alla Tirchio quando avevo il Fiat mi vergognavo. Non ho comprato un camion, sono contento di avere un Fiat. Ma hai un camion che fa schifo, capito? Praticamente fa schifo. Lo dico io. Oh, bravo. Però ti sembra, no? Luca, un padroncino del sud Italia non si può comprare uno Stralis. Ma mai. Porca ma vero. Luigi, tu hai comprato lo Stralis. Quanti soldi ci stai mettendo ogni settimana? Ogni settimana ne ho una. No, lasciamo perdere questo. Luigi sa quello che sta facendo. Non ti capisce un cazzo.
è scarcio no, 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 ragazzi, no, 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 Luigi sta facendo quello quando che sta guida, facendo. Lo sorpassano tutti. Per forza non fa 500 chilometri. Non ci sa andare. Lo sorpassano tutti, facci caso. Lui ma non lavora a chilometri. Guida e parla. Ma non lavora a chilometri. Ma noi cosa facciamo? Ma che è la stessa cosa? Guidiamo e parliamo, è la stessa cosa. Io domani metto la busta paga, va bene? La busta paga, te che da tanto te metti le fatture, quelle della TS, sì, quelle sì, della TS di Milano, di Landriano, metti le fatture. Io metto quando vedo la tua fattura, quanto prendi a chilometro, io metto la busta paga. D'accordo? Quando prendo a chilometro, te lo dico subito. No, no, non mi interessa, no, 90 non me lo devi dire, me lo devi far vedere. Non mi interessa. Non sai quanto guadagno di stipendio io. Leggete quello che dice mia moglie che lavora in ospedale, se ne intende. State attenti. State attenti. 2840. Buon per te. Quindi, cioè, allora fammi vedere le fatture e io ti faccio. No, e non te le posso far vedere. Se ti faccio vedere le fatture, te non puoi farle vedere le fatture, io ti dovrei far vedere la busta paga a te. Ma io ti credo e mi fa piacere che prendi 2008. Per questo dobbiamo fare in modo che anche gli altri le debbano non prendere. Me ne frega un cazzo degli altri. A me degli altri non me ne frega un cazzo. Te sei un padroncino, ma cosa cazzo te ne frega di quanto prende un autista? Cosa no, e te lo spiego. Sì, la concorrenza sleale. Siete i primi a aver rovinato il trasporto, voi padroncini. Come? In tutte le maniere. Dove ho lavorato io, eravamo, per dire, da Agnello eravamo 90 autisti. Sì. Poi da 90 autisti avevamo 20 padroncini. Poi piano piano padroncini sono diventati 30, 40, 50. E gli autisti sempre meno. Sì. Quando andavi dal principale e gli dicevi ho un amico, un parente, lo prendi a lavorare. No, sai, perché devo prendere un padroncino. Perché prendi un padroncino? Perché mi costa meno. Perché mi costa meno. Capito? Nel libero mercato. Spiego. Nel libero mercato ti va bene quello. A tutti piace il libero mercato. Quando abbassi i prezzi per andare fuori, allora per tu. E come faccio ad abbassare i prezzi? Ah, non lo so come fa. E come faccio? Luca, io neanche quello che ti dico dove vai a Milano. Prezzi, ti può stare dentro oggi, ti può stare dentro domani. Sono talmente insignificante nel mercato che neanche posso abbassare prezzi. No, te sei il guru di tutti i trasporti. Sei il gran visir della campagna. Non è lui il guru, Luca. Il guru sei te, Luca. Vabbè, lui è il gran visir. Aspetta che mi scarica il telefono, che come diceva Aldo Giovanni e Giacomo, il gran visir di tutti i terroni sarà di laggiù, non lo so. Aspetta. Quando verrà tu gli daremo la catreca. Sì, una catreca, facciamoci lo scherzo della catreca. Allora ascoltate un attimo per chiudere. Io non sono nessuno nel panorama del trasporto. Come non sei nessuno? Adesso sei in politica, sostieni associazioni a destra, ti presenti sul palco dell'ANAP, di qua, di là. Come non sei nessuno? Sei mi chiamano. Un personaggio? Ti chiamano. Sei stato a Bruxelles, sei stato da tutte le parti. Io minchia, cazzo, sei un potentissimo nel tuo... Stasera di cosa parlavi? Di ADR, di convenzioni nazionali, internazionali, di qua, di là. Non ci capisci un cazzo, fai passare l'altro e fai solo così. L'altro parla e te fai. Per quello mettiamo i link, Luca. Luca, mettiamo il link affinché entra qualcuno. Ma non si capisce nulla. Io di ADR, io l'ADR l'ho presa. Cioè io ho fatto più chilometri io in marcia indietro che lui in avanti. Sì. Io se lui prova a starmi dietro una settimana, lui al mercoledì gli viene le bolle in testa. Deve andarsi a far vedere. Gli viene, sai i buboni, non me le chiamate? In campagna, le bolle. No, in Toscana non c'è le bolle. Sì, ti raddoppio la strada. Se provi a starmi dietro, ti raddoppio. No, ci ho capito tutto. C'è capito no, se te non c'hai capito un cazzo. Io ti raddoppio la strada. Se te provi. Io l'ADR ho avuto l'esplosivo, eccola qua, guarda. Tieni. Eccole qua, le conosci le ADR, te che parli tanto di ADR? Non conosco un cazzo, per quello mettiamo... Avrai la base se l'avrai. Ma non c'ho nulla, non ci capisco avrai niente. La base se l'avrai. Noi, tieni, guarda noi questa, stiamo. Tieni.
base più esterna, più esplosivi. Guarda, guarda, no, davanti a uno. Quindi, che mi dava un euro al chilometro. Questi parlano, questi parlano, questi non c'hanno un cazzo. Lo so, questo, quando lui faceva il cavacantiere con il Bartolini, io viaggiavo. Quando lui faceva il cavacantiere, quando lui si vantava, facevamo così una volta, ma che cazzo faceva questo? Ma che cazzo? Uno che non ce la fa fare 700 chilometri in un giorno. Danny, Luca, mio Danny, padre, dopo 10 anni di Danny, ADR, è andato a fare il corso. Ce la fai a fare 700 chilometri in 8 o 9 ore o no? Sì, sì, sì. Io ho fatto... Allora, via autostrada... 5, forse sì. Luca, via autostrada... Sala Consilina Verona. Quanti sono? Non lo so, io chilometri sud non lo so. Fai te. Comunque sono tanti. Ora. Sì, ma dillo a lui, dillo. Dillo a lui. Però lui sa dove si attaccava, Luca. Hai fatto le statali, capito? E allora perché vi attaccate alla legge dell'impegno? Perché è una legge che c'è, esiste, a me mi piace. A me mi piace, io adesso sono qua a Modena dalle 5, 5 e mezza, 6, ti faccio vedere quante ore che sono fermo. Se siete così bravi a correre. Perché poi alla fine ci deve essere una fine, no, a correre. Ci deve, non è la che uno può correre sempre. Come la decide? La decide la legge, quando la legge dice... La legge? Puoi correre, sì, certo, la legge. Totte ore, io a totte ore. 9 ore. Io sono partito stamattina alle 4. 9 ore da Monaco, di casa. Aspetta, fallo parlare, Antonio. Fallo parlare. Spezia. Fallo smergare. Mi sono fermato a San Zenone alle 18. Luca, 9 ore nell'arco delle 6 e mezza. 9 ore? Nell'arco delle 24 ore. Non mi sta bene. Perché? Perché mi piace come adesso. Un motivo. Perché io quando so che parto, mi faccio un calcolo, parto alle 8 la mattina, so che alle 9 il pomeriggio della sera sono fermo. Io farei mettere calcolo, 12 ore, 12 Antonio, ore Antonio, cioè parliamo uno all'altro. No, ma vabbè, ognuno fa questo discorso. Io preferirei fare 12 ore di lavoro e 12 di pausa. Tutto va bene. Luca ha detto la sua. Ma se fosse come dici te, Antonio, mi adeguerei come dici te. Non sarebbe un problema. Non sfracasserei la minchia alle persone come fa lui con la legge dell'impegno col camion, cioè renditi conto perché, dove arriva a volte l'impegno. Antonio, se ci fai parlare, se no ci vuole sentiamo. Usare il camion a uso ricreazionale, cioè ti rendi conto quello che riesce a dire? Perché no? Cioè, perché no? Perché nelle zone fortuali, nelle zone, perché te abiti in un posto dove c'è tre camion. Cioè il tuo, quello del tuo fratello, magari del tuo vicino, è finita lì. Te metti una città come Livorno. Il mio capo è della sua zona, ne ha 20. Metti una città come Livorno, metti una città così. Metti che te la domenica tutti possono andare a giro col cane. Dai, metti come te. Dimmi te cosa diventa la domenica là. Quando c'è turisti al mare, gli imbarchi delle navi. Mettono il divieto. Luca, il divieto di circolazione. No. Ciao Simonetta. Non esiste il divieto di circolazione. Il divieto di circolazione nelle zone quando io non voglio far viaggiare il camion non andare. No, ma non capisci. Come vai te al supermercato a fare la doccia che ti piace tanto con la tenda, no? Che neanche uno zingaro lo farebbe, ma te è libertà per te, te è la libertà. Evidentemente se gli sfigati siete te e l'altro, quello che era con te stasera, che li conoscete tutti gli sfigati d'Italia, conoscete quello che la notte non può pisciare, c'è il bagno a 400 metri, si deve vestire per andare a fare la piscina a 400. Io se adesso mi scappo da pisciare ti faccio vedere, apro, tiro fuori il cazzo e piscio dal finestrino, dalla portiera, non me ne faccio problemi. Io apro, tiro fuori l'uccello, mi apro la portiera e piscio. Tanto alle 3 di notte non è che do spettacolo, non mi guarda nessuno. Non vado a far 400 metri. E quando ci anch'io quando avevo la pisciata lunga, adesso purtroppo rischio di bagnare i tappetini, devo scendere. Con le piastrelle di Gucci, le maniglie d'oro e i sanitari di Versace. Non mi interessa un cazzo. Non mi interessa un cazzo. Vanno bene anche le ditate di merda. Io proprio non ci entro mai nelle docce, figurati. Ah, è un problema tuo.
non è un problema, no, è un altro che problema. Io sto bene. Secondo te, anche quello che lo pigliava nel culo diceva stava bene. Sì, ho capito, ma tutti i gusti sono gusti. Tutti i gusti sono gusti. Luigi, tu ad esempio questa settimana, quante docce fai la settimana con il lavoro che fai? Io stasera sono qua, domattina vado a casa. No, ma saranno cazzi suoi, rimbalzino, vado a Livorno, sgancio, aggancio, vado a casa, mi lavo, faccio la doccia, un'ora, 40 minuti, 50, devo fare la pausa, riparto e vado a Musile, su a Venezia, faccio la doccia a casa. E chi non ha la fortuna di avere il tuo lavoro? Va nell'area di servizio, io l'ho sempre trovato. Gli sfigati siete voi che non trovate le docce, io l'ho sempre trovato. Gli sfigati no, ma, le docce ma non è vero che siete sfigati, voi le docce le trovate, solo vi piace dire che non le trovate, vi piace dire che no, è come il parcheggio. E il se parcheggio, io, e se io non volessi no, fermi tutti, fermi se tutti, io non volessi fare la fila dalla casa con il mio borsone, e sono cacci ragazzi, le docce ci sono, solo che stiamo cercando il cavillo. È perché manca l'appendino, è perché manca di qua, perché costa 2 euro. Fare, le docce ci sono. Il problema è che magari non abbiamo i tempi per poter arrivare alla doccia e doverci fermare. Il costo dell'impegno è quello. Si preoccupa di quanto guadagnano, delle pensioni, si preoccupano di tutto. Ma fatevi i cazzi vostri e pensate a trombare, che mi sa che trombate anche poco. E dico, vabbè, dopo tutte queste belle chiacchiere da youtuber, vogliamo parlare da camionisti? Cosa vuoi sapere? Ecco, vorrei sapere se è possibile. Ma vai, prova. Ecco. Se mi piace ti rispondo, altrimenti sto zitto. No, tu puoi anche rispondere o non rispondere. Io vorrei sapere come si fa a fare 700 km al giorno. Allora, te lo spiego. Ci si mette in moto la mattina... Quando parti, vai a 90, dove puoi andare sempre, sempre. Anche sulle statali? Ma sulle statali, logicamente, se non puoi andare non vai, se c'è una macchina davanti mica le monti sopra. E se tu vai sempre a 90? No, sulle statali Cici non vado a 90, non vado neanche a 60 come vai te, o vuoi far vedere sulla Sora che vai a 60, guardate quello davanti, guardate. Non vado neanche a 60 e te lo hanno anche scritto i tuoi fans ci sono anche limiti a 50 sulla Sora, nessuno a 60 non va, se io l'ho presa lì la multa, ma quello scarso lì non sa dove l'ho presa la multa io, dove c'è il palo quello della, sul vallone lì, che prima c'era l'aeroplano dell'Alitalia lì a Sora, ma che cazzo ne sa quello, faceva il cavacantiere quando io facevo per le strade, che Pigliacelli aveva il piazzale giù e si passava su da Pigliacelli la superstrada. Io ho fatto il militare ancora... allora Luca, ma questa roba qui non la devi dire a me, io lo so che tu viaggi sempre, che la devo dire a Paolini, a Luca Braga, Cantalosi, sì. A quello Luca, io lo so che chi fa il trazionista con Cucco deve mangiare un pochino, io non faccio il trazionista con Cucco, per tuo canale si diverte a registrare. Vabbè, le nostre, io intendo trazionista perché fai l'aggancio, io lo so che tu lavori così, che lavori sempre andare e veloce, cosa mi rompi il cazzo da un anno e mezzo, no, lo devi dire a quello che dice Luca, non devo dire niente, metto a nessuno, la nota, io faccio anche le domande, non devo dire niente a nessuno, è quello che te non ti entra, io non devo dire un cazzo a nessuno, io mi faccio i cazzi mia e è finita lì, sei te quello che devi divulgare, siete voi quelli che dovete diventare in Italia importanti, quelli che non ce la fate più a stare sul camion, voi non ce la fate più e volete scendere in tutte le maniere, però poi te ne vai, io sì, te ce la fai ancora, te la faresti altri 3 anni a stare lì sopra? Ma io sì, però ho l'età, poi basta, c'ho in casa, ho capito, io mi sono già rotto le palle quando ho preso la patente, figurati, io non mi sarei rotto coglioni, io no, ancora no. Io no, vabbè, era una battuta, tanto perché il lavoro loro non ce la fanno più a stare sul camion. Lo vedi se stanno inventando di tutto per scendere, ve lo vuole fare il politico, ve lo vuole fare quello. Sì, bravo! Chiamalo fisso. Non ce lo fanno più, sono finiti. No, allora Luigi, qualcuno deve starci ancora 15 anni sul camion. Quelli che parlano loro.
a qualcuno di loro deve starci ancora 15 anni e anche fisicamente mi sembra che non sono neanche messi tanto bene, anche fisicamente. Sarebbero così, gli sarebbero ecco, cerca di capire, sei così intelligente, perspicace, sei così furbo. Cerca ma di i ragazzi, ma i ragazzi, dici, chi? Non me ne frega, no? Bimbo minchia, chi? No, non sono bimbi minchia, sono i babbi di minchia. Quelli però, quelli importanti, non ce la quelli fanno, sono i babbi di minchia. Non ce la fanno altri 15 anni sul camion, la vedo dura per qualcuno sta qui ancora 15 anni. Io ho 64 anni, fra qualche giorno, l'8 di febbraio, con voi fisicamente non mi cambierei nemmeno l'unghia dei piedi, capito? Nemmeno quella. Non mi cambierei un cazzo di voi, capito? E quindi sul camion chi ci deve stare? Chi ha il fisico bestiale? No, ci deve stare chi ha voglia e chi non rompe coglioni. Semplice. Tipo? Del tipo rompere coglioni? Io sono uno di quelli. Che hai voglia? Io ho voglia e non rompo il cazzo alle persone. Che hai voglia, che fai 700 km al giorno, sì, che vai sempre a 90. Sì, esatto. Però è lavoro, roba... il lavoro è questo. Questa, bravo, okay. Questa roba qui però la dobbiamo dire. Anche Sai perché? A me non mi interessa dirlo. No, non sai perché? Perché se fai un video dove dici che quello del sud si spiaggiava perché correva. No, non ho detto quelli del sud. No. Ho detto che quelli del sud erano a Livorno alle 5, alle 7, alle 10 la sera erano a Livorno. Quelli del sud, quelli che si spiaggiavano non avevano una targa, erano di tutta Italia perché dormivano. Gigi, perché dormivano? Non c'era uno del sud o del nord. Il sonno non guarda le latitudini. Allora diciamo Antonio. Un'altra cosa: se tu dici che viaggi sempre, adesso mi blocco tutti e due, perché stiamo chiacchierando io e te, ragazzi. E poi vai a dire in un video che non si deve tornare indietro, altrimenti si deve tornare. Corre sempre. Sei tu quello che corre. No, sei te quello che vorresti correre. Io no. Ma io ragazzi, non ce la faccio. No, te dire appunto perché te non ce la fai. Io mi blocco tutti e due. Vorreste ritornare a quei tempi là? Te ragazzi, adesso, che cazzo sei? Te adesso, finita la discussione, l'adrenalina, tutto, vorresti mettere in moto e levarti dai coglioni. Guido 3 ore, arrivo a Firenze, poi mi sento stanco, dormo, sorto 2 ore, poi parto. No, non è così. Perché? Non è così. Perché la legge non è più così. Un tempo si faceva, come dici te, una volta camionisti, una volta, adesso non è più una volta. Però adesso i camionisti vorrei dire una cosa sul mio canale. Mi blocco tutti e due perché è interessante quello che state dicendo, ma state parlando dei cazzi vostri alla fine dei conti. C'è Dedi che è lì bello tranquillo che voleva dire la sua, magari c'è qualcun altro che vorrebbe entrare. Settimana scorsa hai scaricato la cartaccia. Mi senti così adesso? Ti sentiamo. Perché si sta scaricando il telefono. Hai scaricato la cartaccia settimana scorsa. Ho scaricato la pasta, spaghetti. La cartaccia. No, oggi no. No, quando poi sei andato a Verona, a Nogara. Sì. Là è un viaggio che se non ti muovi, resti in mezzo alla strada, o no? Vagliela a dire a lui. No, dovresti mettere martelletti. Perché venite a vedere camion, ma che cazzo se lo incula, uno dice una cosa del genere, ma che cazzo se lo incula, la polizia che cazzo gliene frega te dove stai fermo o non stai fermo, ma che cazzo gliene frega, quando ti chiedono la stampata, ti dai quello e finita lì. Ma sei tu quello che vuole la legalità, in Germania non lo fanno con i tedeschi, lo fanno con gli stranieri, perché comunque noi abbiamo questa legge che comunque in Europa, come sappiamo, non è fatta per ogni piccolo paese.
non sono mai andato a recuperare punti e corro. Ho come capito, ma tu ti stai tu stai dicendo stasera che fai 700 km al giorno, viaggi a 90 all'ora. Non serve che ti si debbano togliere dei punti, serve che qualcuno ti viene a dire: Luca, vedi che stai trasgredendo la legge. Il fatto che poi tu abbia i punti è perché non ci sono i controlli. Luigi, te quando bevi il vino trasgredisci la legge? Sì, sì, ma lo dico, io mi faccio vedere. Sì, ma perché questa legge mi vieta di bere un buon bicchiere di vino? Quando io bevo il vino, io lo faccio vedere. Un bicchiere, non due. Fare un post o un video dove dico che non si deve bere il vino. Chiaro? È tutto lì, sì, è una questione di coerenza, Luca. Si chiama coerenza. Ragione, Simo. Ti sei bloccato. Aspetta, diamogli il tempo. Ecco. Si è frizzato, si è bloccato. Sì, ma c'è anche Spiazzè che dice di non rompere i coglioni, che si sta godendo lo spettacolo. Lui, io ho aperto un qualcosa per ridere. Fossi a Luca Mazzi, a Spiazzè lo andrei a prendere a casa. Cioè, questo è divertente questo qui, perché dice non rompere i coglioni perché ci stiamo godendo lo spettacolo. Infatti, questa sera è per lo spettacolo, per le persone come Spiazzè e per tanti altri. Però Spiazzè, la prossima volta paghi il biglietto se vuoi divertirti, Se n'è andato Luca. Purtroppo Luca se n'è andato. Vabbè. È stata una bella serata, dai. Aspetta che forse era Datti, sparito. Tu vuoi aggiungere qualcosa su quanti chilometri fanno in Italia? Vorrebbe entrare il bambino, ma non si vede la faccia. Allora, quindi... via autostrada i 700 si possono fare, poi se ci sono le strade statali di mezzo, un po' di meno. E che lavoro fate voi a casello? Come, che tipo di... spiegatemelo, io sono rimasto un po' indietro. Come fai tutto lavoro? Ma io come faccio a partire da casa e arrivare a Pondi, scusami? 9 ore? Ne faccio di strada pure io. Io per fare 4 chilometri da casa a prendere un pezzo di superstrada, dove poi ci devo andare a 60 all'ora, ci metto 20 minuti, 4 chilometri, 20 minuti. Ma ho visto anch'io le vostre strade. Voi il parcheggio dove lo tenete? Davanti al casello di Melegnano? Fatemi capire. Io parto da una zona dove sono veramente a pochi passi dalla statale, dove la mattina alle 3 era poi... La statale che fai tu si fa a 60? 70 con 75 di tolleranza. Tu pensa che il mio navigatore, io lo accendo, colico, Fondi, mi dice arrivi alle 11:30. A 75 all'ora, perché uso la tolleranza e faccio 88, 89, 90 lungo l'autostrada, se non c'è casino, se non c'è niente. Il navigatore ha sbagliato di 1 ora e mezza, arrivo 1 ora e mezza prima. Perfetto. Allora, quindi qui il coglione che non corre sono io a questo punto. Ma Luigi, tu non fai mai percorsi a 90 e quando ti capita la discesa che fai 91 devi rallentare? Non vai mai a 90 perché sto parlando. Luca mi sta richiamando, dice che parlo e mi passano tutti. Ma dipende dai tuoi lavori, Luigi. Non so che lavori c'hai, se sono tranquilli o sono veloci. Tante volte. Io viaggio col cartone, io viaggio a 90 e frenare io non ho problemi. Ma viaggiare col ferro, a viaggiare a 90 fai fatica a frenare, Non so, ragazzi, siamo camionisti, lo sappiamo. Fai un esempio di lavoro tranquillo e lavoro veloce. Lavoro veloce è quello che fa Luca Mazzi. Tipo? Quello che scarica, tanto per dire, la cartaccia in Toscana, va a caricare a Nogara la Coca-Cola e la sera deve imbarcare il rimorchio. Ragazzi, alla Coca-Cola ti fai magari ore di coda ad aspettare, a scaricare cartaccia ti fai anche la fila per scaricare. Deve fare o l'Appennino o la Cisa. Trova l'ingorgo a Firenze, trova l'ingorgo a Calenzano, trova l'ingorgo sulla Fipi lì, che lo dice lui nei video. Le statali per Nogara e ci sta un poco di statale. La velocità dove sta? Se entri alla Coca-Cola, sai quando entri, non sai quando esci, lo dice. Bravo, la cartaccia,
È la stessa cosa, è che il tempo che quei 5-6-7 anni in fila arrivano lì, gliela ripartono e buonanotte, non lo so. Ma sto lavoro veloce dove sta? Il lavoro veloce te lo spiego io, l'ho fatto per 7 anni dalla ditta dove ha detto lui. Gli lasciavo il rimorchio carico e mi prendevo il scarico e gli mi prendevo il carico. La ditta dove ho lavorato per 7 anni sta sulla Val Tidone. Per arrivare al casello di Melegnano ci volevo 11 minuti, dove andavo a scaricare a Caserta, nell'interporto Marcianise, ok? Sì. Nell'interporto Europa Sud, sta all'uscita di Caserta Sud. Ma cosa cioè, facevi? Le lavatrici? Lavatrici il lavoro dove parto a 11 km dal casello di Melegnano e scarico nell'interporto Europa Sud di Marcianise, trovatemi un lavoro più lineare del genere. Trovatemi un lavoro più lineare del genere. Io sai parto, arrivo, mi scaricano, sono 730 chilometri della 1, perché la 1 è la 1, la nostra autostrada del sole, è lunga 755 chilometri, chiaro, a Napoli, al casello di Napoli. Io esco prima a Caserta Sud, facevo esattamente 740 chilometri. 740 chilometri non li ho fatti mai, a parte il fatto che non ce la fai a farli in un tiro soltanto, e sfido a chiunque. Quando abbiamo cominciato a fare questi discorsi, perché i discorsi che fa Luca io li ho aberrati proprio nella mente perché li schifo, quando abbiamo iniziato a fare questi discorsi, quando ci metti tu e quando ci metto io, quando ci metto quell'altro, quando avevo il camion con l'Eurostar con il disco, non sto cesso qui, chiaro, l'Eurostar con il disco, con il motore del 480, con la centralina a 520, chiaro? Carico di bancali vuoti, Io avevo un Volvo, mi attaccavo alla caramella e facevi 130. Da Caserta Sud, a San Giuliano Milanese, un tiro di notte, un tiro senza mai fermarlo il camion, partito da Marcianise. Arrivato a San Giuliano Milanese, all'uscita di San Giuliano Milanese, sul disco si vedeva una sola striscia, tutta a 90, una sola striscia. La puntina non era mai andata oltre l'80, perché l'Appennino, e c'era ancora l'Appennino vecchio quando ti sto parlando, l'Appennino lo feci di notte, tarai tutto di notte. Chiaro? Ci vollero 9 ore e mezza. Senza fermarlo il camion, mai. Il disco ce l'ho a casa, qualche giorno lo ingrandisco, lo metto sulla community. Cerchiamo per cortesia di uscire da queste logiche. Io lo capisco a Luca che è arrabbiato, che adesso si trova un po' così, ma non devi arrabbiarsi con me, devi arrabbiarsi con tutti quelli che lo hanno utilizzato sto Cristiano. Hanno preso la figura di quest'uomo per lavarsi la bocca, e a loro che deve andare a prendere, a questi insulsi, perché lui ancora il coraggio di venire qui e di metterci la faccia ce l'ha. Poi ci piace o non ci piace quello che dice, a me non mi piace, però lo dice. Poi è contraddittorio, poi si contraddice come apre bocca. Prima dice che dobbiamo essere nella legalità e poi dice che dobbiamo viaggiare a 90 all'ora. Prima dice che dobbiamo rispettare le regole perché non gli piace l'impegno e poi dice che deve fare 700 km al giorno. Il fatto che sia contraddittorio è palese ed è sotto gli occhi di tutti. Però è venuto qui e ci ha messo la faccia. A Spiazzè non lo vedo, a Luca Braida non lo vedo, a Remo Betta non lo vedo, a Paolini non lo vedo. Se Luca continua a proteggere questa gente qui che dice ognuno ha i suoi, io non ho nessuno, non voglio nessuno, so difendermi da me, chiaro. Se Luca continua a dire ognuno ha i suoi, significa che li avalla a questi qui, chiaro. E fin quando lui continua sui social a dare adito a queste persone, io mi sento autorizzato a prendermela con lui. Questo è il punto. Poi quando discutiamo di qualcosa, dell'ADR, delle leggi che vogliamo cambiare, di se sono politico io, di cosa ho fatto nella vita, se voglio utilizzare il camion per andare a fare la ricreazione, è un discorso. Contestami lì, contestami, nel merito però. Ma non dobbiamo fare di tutto erba un fascio però. Questo è il punto. E per questo serve che ci si confronta. E non lo hanno mai voluto fare, non hanno mai voluto confrontarsi, mai. Ma lo sapevo, io sapevo che li avrei portati in pubblico. Questo è portarli in pubblico e continuerò a farlo. Certo, ma infatti
Ma per me loro se ne fregano, Luigi. Ma non lo so se se ne fregano, per stare così arrabbiati. Io non credo che se ne fregano. Tanti motivi, ragazzi. Poi ce ne può fregare o meno, ma dobbiamo essere coerenti, secondo me. Se siamo persone pubbliche e ci mettiamo la faccia va messa sempre. Se ne fregano, pure io me ne frego. La doccia la trovo sempre. Non certo, tu la trovi non certo la doccia, punto, però. Hai mai trovato la doccia dove l'hai voluta tu? Loro la trovano sempre, sta doccia. Pure io la trovo sempre, ma se devo fare la fila con la borsa davanti alla cassa e dammi la chiave, sono le 7, è tardi e non è tardi. Ho le mie comodità. Sono zingaro perché mi faccio la doccia sotto il tendone, ma almeno me la faccio la doccia e me la faccio tutte le sere. Io sento autisti che puzzano, si sente quando ti passo vicino, puzzano le ascelle. Poi vabbè, c'è chi ha problemi. Antonio, io per le docce degli autogrill ho dovuto strappare le unghie. Hai dovuto strappare le unghie. Adesso se mi capita la doccia di un autogrill, io me la faccio con le scarpe. Vabbè, scusa, sei un pollo, perché tu vai in una doccia, ma te lo insegnano, cioè, poi lo stai dicendo a me, istruttore subacqueo, che facevi i corsi in piscina, ragazzi, le ciabatte vanno sempre usate, cioè, tu vai in una doccia... Io metto le scarpe, perché i germi, quando la doccia, quando l'acqua non scende, che si appandata, perché cioè, gli autogrill non scende subito l'acqua, i germi vengono vicino, ho dovuto pagarmi l'operazione di strapparmi le unghie che si era formato i funghi. Nelle docce si prende la legionella. Nelle docce. Sì, ma io ci entro in ciabatte, ci entro, non ci vado a piedi scalzi. Io non ho problemi, ho il mio bel tendoncino. Sono già schizzinoso di mio. Se vedo una doccia che mi fa schifo, piuttosto non mi lavo. Ma io ho, tra virgolette, la mezza fortuna di partire da casa lavato, dove carico c'è la doccia, dove scarico c'è la doccia, quindi se dovesse capitare, io non mi lavo per un giorno e per il lavoro che faccio non sudo neanche. Io ho la fortuna che non mi sudano le ascelle, perché se mi dovevano sudare le ascelle. Comunque, ragazzi, i pannolini qua, i cosi per lavarsi gli sottoascellari, ce li ho. Piuttosto che puzzare, almeno nascondo se non riesco a trovare una doccia, ma nell'arco dei 3 giorni, perché mi capita di stare 3 giorni fuori, diciamo dimezzati, un giorno a casa e 2 giorni fuori, un giorno mi sono lavato. D'estate è già problematico, ma d'inverno, cioè apri e chiudi, non è che ho fatto chissà che sudata. Io adesso condizionata, ho ventola o quello che è. C'è Pandino che sta cercando di entrare. Ecco, è rientrato Luca. Ragazzi, però c'è un problema. Io faccio rientrare Luca. Però io vi lascio il canale aperto. Io Gigi, vado a dormire Gigi. E ci sentiamo domani. Gigi, chi vuole chiudere il canale lo chiuda. Io vi saluto. Gigi, non hai capito una sega di quello che ho detto. Fammi capire. Paolini, loro, se mi ritieni responsabile, a me non me ne frega un cazzo, Gigi, allora te non hai capito un cazzo, te hai dei problemi di comprendoni, me le devi dire in faccia quelle cose, no quando butti giù il telefono, te fino a che, e a me non me ne frega un cazzo di quello che fai te da oggi in poi, te fai quello che vuoi, io ti sputtano da tutte le parti, te fai quello che vuoi, a me non me ne frega una sega di quello che fai te, a me di Paolini, di Cangialosi, di Luca Braida, io non li conosco, non so chi sono, se scrivono sotto di me lasciali stare, quelli che scrivono sotto di te io non me le inculo nemmeno di striscia, forse non hai capito come dici te che sai bene l'inglese, understand, perché mi ricordo anche out, vorrei dire scopo out. Dell'out, no, mi ricordo dell'out. Lo scopo dell'out, lo mi ricordo dell'out. Il camion giallo, me le ricordo, Marchiaduna, me le ricordo. E allora? No, per dirti, quindi a me non me ne frega un cazzo di Paolini, di quello che scrivono loro, non me ne frega una sega. Forse non ci siamo capiti, no, perché... No, ma me ne frega a me. Appena è cascata la linea, hai ripreso subito vigore, io mi sento autorizzato, te autorizzati a fare quello che cazzo vuoi. Come hai detto prima te, se Bordignone fa lo stronzo, lo quereli?
Eh beh, sì, eh. Allora, io non querelo nessuno. Io non querelo nessuno. Io credo nella legge. E io no. Ah, no. Io la legge me la faccio da me. No, sì, no, 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 non dirlo, non dirle queste cose. No, vabbè, purtroppo... Purtroppo, noi sappiamo che sei una brava persona, legge, ma purtroppo non possiamo farlo. Ragazzi, ascoltate, sono le 11:30, quanto ci dobbiamo stare ancora? Per me, io ci posso stare quando voglio, non rispetto l'impegno. Ah, oh, sei il gran visir di tutti i camionisti, cazzo te ne frega. Posso fare che cazzo che voglio. Giri la chiave e te ne vai. Ma te no, prima che tra tutte e due, allora, mi fate suonare il gong una volta, Luca. Prima non ho preso vigore quando te ne sei andato. No, ho sentito che hai detto 90 alla legalità, l'illegalità. Io sono per la legalità. Io ho 28 punti. Non ho mai ma preso sei una multa. No, non c'entra niente. Luca. Io l'unica cosa che mi possono fare è la multa per eccesso di velocità. Basta. L'unica cosa che a me quando mi fermano mi contestano è quella. Basta. Quindi qui te lo dico e qui te lo scrivo. Le cose del rimorchio non me ne frega un cazzo, le paga l'azienda. Io sono a posto. Sì, ma non sì. Sei a posto moralmente. No, no, sono a postissimo io. Se tu dici che a viaggi postissimo. Sempre a 90 all'ora. No, io non ti ho detto che viaggio sempre a 90. Qui. Ho capito male, ti ho detto dove posso andare a 90. Sì. È diverso, Cici, te vuoi mettere in bocca alle persone le cose che vuoi te. Io non viaggio sempre a 90. Non viaggio sempre a 90. E come quel giorno Antonio, se mi prende la discesa e va a 92, 93. Cioè, pure io. No, pure te io no, te sei il perfetto, te, cazzo. No, sei no, io... Ma io lo so, la Frosinone, che vai a 65. Cioè, come cazzo ma andavo anche veloce. Poi mi dici che sono in contraddizione. In quel tratto lì, ascolta, in quel tratto lì dove ho fatto il video, la diretta, andavo anche veloce a 65. C'è il pezzo in discesa, lo fai a 40 con 300 quintali. Ma no, io non lo farò. Io a 40 non so neanche come si fa andare a 40 all'ora. Io a 40 all'ora, domattina quando esco da qua, faccio 40 all'ora. E che ti devo dire, Luca? Sei bravo. Vorrei dire che sono più bravo di te. Dovrei ammettere. Io mi stavo addormentando sulla cinta, ma hanno suonato, andava a 38, ma hanno suonato, mi sono svegliato. Non è un disonore. I calciatori ci sono di Serie A, di Serie B, di Serie C. Sì. Tutti si chiamano calciatori. Sono tutti calciatori, si trovano al bar. Però tutti tu che mestiere fai tu? Il calciatore. Però uno lo fa in Serie B, Serie C e uno lo fa in Serie A. Allora tutti i calciatori che scendono la Sora Cassino, che è un pezzo così, dove hanno dovuto fare anche... Ma io la Sora Cassino in vita mia l'avrò fatta tre volte, cioè, allora se l'hai fatta tre volte, io la faccio tre volte la settimana. E io no, ma te mi porti un esempio, no? Io ti porto l'esempio. Deve fare la Cisa, deve fare qui, deve fare là. Cioè, fai degli esempi. Luca, tu delle due lune, ci devi dire se sei un corridore o se sei uno che abbella. Perché se prima ci dici, se torniamo indietro, la gente si spiaggia perché corre. E poi perché non dormiva? No, perché corre. Ma perché non dormiva? Non dormiva per correre. Perché dormiva la gente? Perché dormiva? La gente andava fuori strada perché dormiva. Non perché correva, perché andava 10 km di più. Non è quello il problema, non è andare a 90 o 100 o 80 90, non è quello, il problema è partire da, come diceva Daddy, da Corsa alla Consilina e arrivare a Milano, il problema era lì, potevi andare anche a 60 all'ora, ti spiaggiavi anche a 60 all'ora, non c'è bisogno di fare 90 all'ora. Ma non ci puoi andare, cioè se io dico che tu non puoi guidare più di 9 ore, non ci vai più da Sala Consilina a Milano. Vabbè, ma quello, te mi vuoi riportare sul discorso delle 9 ore? No, io sto dicendo delle cosine. Me ne frega un cazzo, io... No, te ne frega, sai perché? Una sega delle 9 ore su 12, a me va bene come sta. Ok, a te può andare anche bene come sta, ma, no, ma però... Però, non, ma però non si dice perché sto studiando anche io un po'. A te può anche stare bene come sta, però dovresti spiegare quando vai a dire nei tuoi video che nel caso si tornasse come si faceva una volta. Sì. Ok, ma chi vuole tornare come era una volta? Te sei uno di io. Quelli. E dimmi quando.
Sempre. Dimmi quando l'ho detto. Vorresti guidare la domenica, andare in giro col camion, vorresti l'impegno, vorresti tutto e di più. No, io vorrei semplicemente utilizzare il camion come fosse una vettura. Amici, ma tu la domenica, tu la domenica un amico ci sta dando un consiglio. È un po' diverso, no? Mi consentirai che è un po' diverso. Un camion è un mezzo commerciale. E ma cosa cambia il fine della sicurezza? Te lo dico lì, non lo so cosa cambia. Lo dice la legge. Te che sei tanto ligio alla legge, perché non riconosci queste cose? Io sto dicendo che la legge... Te non devi viaggiare. Finita lì. Già, ma questo lo sapevamo già. Lo sapevamo già che secondo la legge io non devo viaggiare. E allora? Intanto io devo avere anche la libertà di trasgredire la legge. Lo faccio in diretta. E nessuno quando deve... io ti faccio una domanda... Allora, quando tu sostieni che io voglio tornare come una volta, io ti dico che non è così. O mi sono espresso male io, non hai capito tu. Quando io dico che guidare 9 ore al giorno massimo, tu non li fai mai 700 chilometri. Io non voglio tornare. No, io le faccio sempre. Io 9 ore se voglio le faccio. E allora che paura hai? Che paura hai di tornare come una volta? Mi va bene com'è, mi va bene com'è il sistema. Ma io non voglio guidare di più. Io non ho paura di niente. Io non voglio guidare. Io non voglio mettere uno spogliarello mentre uno va a dormire. Ok, ma non devi travisare il pensiero degli altri. No, io non traviso nulla. E te lo dico io. Mai sentito, a me mi hai sentito fare un video dove dico Pezzullo ha rotto coglioni perché vuole... Ma hai mai sentito faresti meglio. Non lo faccio, sei se te tu che fai un video alle persone. Se tu fai io un video dove cazzo a nessuno. Se io tu fai faccio un... cazzi mia. Se un fai... ne faccio 600, ne prendo 600. Te invece che come vedi una cosa? Perché sei nato così, sei un astioso, sei un astioso rancoroso. Io, astioso sì, io. Sei un rancoroso, sei ma ragazzi, io rancoroso. No. Ti sbagli. Come parli te con le... Io quando inizio un discorso lo porto a termine, quando mi conviene e quando non mi conviene. Quando tu fai un video dove vai a dire in maniera allusiva che c'è chi vorrebbe tornare al passato, io ti sto dicendo che non ho mai detto non alludi a quello che ho detto io e mi metto ma la chi cazzo ti incula? Ma perché devo alludere a te? Ma chi cazzo ti si incula? Ma perché? Non è che ogni cosa è rivolta a te, non sei l'unico scemo che conosco, ma chi cazzo ti si incula? Quindi c'è qualcun altro che vorrebbe tornare al passato? Ma in genere quando mi chiamano e mi dicono sui commenti ma cosa ne pensi, cosa non ne pensi, rispondo a tutti, non ho uno in particolar modo. Ma che cazzo pensi che ogni cosa sia rivolta a te? Luca, ma che cazzo pensi che ogni cosa sia rivolta a te? Quando vai a fare il video dove dici che quelli che vorrebbero tornare al passato, ragazzi, chi vorrebbe tornare al passato? Ragazzi, io non voglio rovinare, cosa ne pensi delle ore di guida? E a me mi trovavo meglio. No, io no. A me vanno bene come sono. Bah. Dimmi puoi dirci perché non ti trovavi bene? Ce l'ho già detto, cazzo, ma quante volte devo dirtelo? Perché? Ti facevano fare di più? Perché mi piace così, perché te l'ho detto, mi programmo meglio la giornata. Io so che alle 8... Ma scusa, nell'arco delle 24 ore non la puoi programmare... Ma sarò un padrone che non mi piace, scusa. Posso essere non d'accordo con te o devo essere per forza? Ma non devi essere d'accordo con me, mi devi spiegare. La discussione è finita. Allora, la discussione è finita. Cosa si intende per chi vuole tornare indietro? Indietro, io l'ho fatta la vita che si viaggiava H24. Io l'ho fatta quella vita lì che si viaggiava H24. Io l'ho fatta. Ma non puoi viaggiare H24 per come dico io. Non lo facevi. Io l'ho fatta. Ma chi te lo obbligava? Ma non era come lo obbligava nessuno, era il sistema. Era quale il sistema? E c'ero anche io in quel sistema. Ti dava, no, te non c'eri. Te... No, cazzo, qualcosa di hai fatto il muratore. Dici che hai fatto il muratore. Ma chi ha fatto il muratore? Ma in più. Oggi hai detto che hai 58 anni, se ti scalo tutti quell'anni, la patente dovresti averla presa a 16 anni. No, la patente, la patente l'ho presa a 18 anni. Io sì, ho fatto ma guidavi dentro io... campionati, dai. Luca, se vuoi mettere in dubbio anche la patente, no, te la faccio non mi vedere. Interessa, Cici, non mi interessa. Metto in dubbio il fatto. La vuoi vedere? Vediamo se si
Ragazzi, è stato bello. Domani faccio lo screen. Io ho la patente della Antonio macchina. Se n'è andato, Antonio ha lasciato il canale. Io ho fatto il militare con la patente C. Io ho iniziato a lavorare sui cantieri a 15 anni. È chiaro? Sui cantieri da noi al sud c'erano l'82, quelli che mettevano alla linea, li facevano con l'imbaltabile e lavoravano nei cantieri. Io nel cantiere ho spostato gli escavatori col 682, col rimorchio De Angelis. Ma lo fanno ancora oggi. Che vuoi, una medaglia, un premio? No, voglio niente, voglio che non mi devi scalare gli anni. Non me lo capisco, vabbè, ma quello non è camionista, capito? Stare dentro un cantiere, in una che cava, fai tu? Andare da un bucchio di ci vuoi venire nel cantiere, tu camionista? No, non mi interessa. Ah, non ti interessa? No, toccare queste... Quando ero piccolo con mio cugino saltavamo, mio zio stava alle porte del camion in cantiere, le porte aperte, saltavamo da una parte e uscivamo dall'altra. Ragazzi, è stato bello. Non voglio dire, lascia stare quella roba lì. Io ti dico, ho fatto la linea quando si lavorava con quel sistema lì. È stato bello. Che ho fatto la linea quando si lavorava con quel sistema, a me non è mai tutti abbiamo tutti abbiamo fatto, allora che paura hai di tornare indietro? Che paura hai di tornare indietro? Se sei un professionista, che paura hai di tornare indietro? Era il sistema di la ma quale sistema? C'ero anch'io in quel sistema. Quale sistema? Ma qua di tutti. Ho iniziato a fare la Fiat io. Sedeto, cazzo. Veniva su al nord, da lui. Andavano e venivano. Lo facevano per soldi. Guarda, non lo obbligava nessuno. Luca, ciao. Lo facevano per soldi. Ciao Luigi, buon compleanno. Lo facevano per soldi, non lo obbligava nessuno. A me non mi ha mai obbligato per il gusto di farlo. A me non mi ha mai obbligato nessuno. Ma quale sistema? Tutti, grazie a chi ha visto questa live. Oggi fai 700 km al giorno. Quale sistema ti fa per domani, chi la vedrà domani, ci avreste piacere 700 di vedere. Al giorno, perché ne vanti pure. Sì, dice i tre che li superano a certa età. Ma pure. Ciao a tutti, buona serata. Marcantoni con due ciao di nuovo, buona serata, settimanale, ciao. Cioè, andate a dormire a Rimini, sì, vabbè.